1. Buongiorno a tutti, benvenuti all'ultimo incontro della rassegna di eventi Cambiamenti. Ci diamo alcuni minuti per permettere a tutti di partecipare. Grazie innanzitutto per la disponibilità e la presenza. Buongiorno a tutti, chiedo a tutti i relatori di silenziare il microfono se non intervengono. No, Carlotta, prova di nuovo a aprire il microfono, per favore. Non ti sentiamo. Sì, allora, buongiorno a tutti. Nel frattempo che risolviamo un piccolo problema tecnico, Carlotta, ti direi che iniziamo con l'intervento della professoressa Malaguti. Non so se vuoi provare ad accedere con il telefono, di solito funziona meglio. E nel frattempo ringrazio, do il benvenuto a tutti e a tutte, e ringrazio per l'interesse e la partecipazione all'ultimo incontro della rassegna eventi Cambiamenti, eventi online realizzati nell'ambito di diversi progetti in collaborazione col Comune di Milano, CELIM, ASPEM e OICOS. L'incontro di oggi, dal titolo Comunità Educanti oltre la crisi, ha un po' l'obiettivo di condividere insieme a un anno dalla pandemia, dall'inizio della pandemia, e proprio in occasione di questa giornata che è stata istituita in ricordo di tutte le vittime del Covid-19, di condividere insieme a voi un po' lo stato delle cose riguardo soprattutto ai ragazzi, alle ragazze, ai bambini e alle bambine, per quello che riguarda il mondo della scuola, ma non solo, riflettere insieme quanto la pandemia ha avuto un impatto sui nostri ragazzi e le nostre ragazze, ma anche condividere delle esperienze, delle pratiche di resilienza che sono state sperimentate nel 2020 e instaurare un confronto e un dialogo con tutti voi. Mi presento innanzitutto, io sono Valentina Rizzi, sono responsabile del settore Italia-Europa per Fondazione ACRA. ACRA è un'ONG che si occupa di cooperazione allo sviluppo da più di 50 anni e opera anche in Italia nell'ambito dell'educazione da più di 30 anni. Vorrei iniziare dandovi solo un paio di informazioni tecniche, soprattutto per i partecipanti. Se avete domande o interventi, potete utilizzare quel logo con il doppio fumetto per porre le vostre domande. Poi io tra un intervento e l'altro le condividerò con i nostri relatori. Potete utilizzare ovviamente anche la chat per condividere le informazioni con tutti i relatori, ma anche con tutti i partecipanti, oppure alzare la mano per chiedere un intervento e poi noi vi autorizzeremo il video e il microfono. In ultimo, vi informo che stiamo registrando l'evento, quindi sarà anche accessibile nei giorni futuri, ma anche siamo in diretta streaming nella piattaforma della Milano Digital Week, che ringrazio per l'ospitalità e l'interesse nell'iniziativa, e anche sui nostri social network. Inizierei subito appunto lanciando un po' il tema con un brevissimo video dell'UNICEF e poi introduco i nostri relatori.
questo, scusate, intanto riattivo anche il video. Il video dell'UNICEF solo per ricordarci quanto la pandemia stia avendo un impatto e abbia avuto un impatto sull'istruzione dei nostri bambini, bambine, ragazzi e ragazzi in tutto il mondo. Considerate che su 194 paesi del mondo il triplo dei bambini in America Latina e in Asia non sta andando a scuola, non ha accesso all'istruzione rispetto all'Europa. Oggi noi ovviamente nel nostro dibattito, nel nostro confronto ci concentreremo sull'Italia, ma ci ricordiamo di quanto l'accesso all'istruzione sia già una sfida grandissima, fosse, lo fosse già prima della pandemia ed ora ancora di più. È un problema che tocca tantissimi dei nostri ragazzi, dei nostri bambini. A questo punto lascerei la parola, vediamo se funziona l'audio e riusciamo a sentirci. Carlotta Bellomi, responsabile scuole per Save the Children. Save the Children ha appena condotto una ricerca sull'impatto di un anno dalla pandemia sull'istruzione e in 8 capoluoghi italiani. E abbiamo invitato Carlotta proprio per condividere un po' insomma, le riflessioni frutto di questa ricerca. Carlotta, proviamo a vedere se funziona l'audio. Forse ti sentiamo, prova. Benissimo, Pronto? ti sentiamo. Perfetto. Lascio la parola a te allora. Valentina, scusami, sono dovuta entrare dal cellulare perché appunto non avevo problemi con l'audio, quindi potete condividere voi le slide e Certo, io... Grazie, così. assolutamente sì. Accidenti. Fai tu o faccio io, Michele? Ok, scusate, solo che ci. Adesso partiamo subito con la condivisione. Ecco qui. Lascio la parola a te, Carlotta. Perfetto, buongiorno a tutti e tutti e grazie di questo invito. Io appunto mi chiamo Carlotta Bellomi, lavoro a Save the Children come responsabile scuola e oggi vi condivideremo insieme alcune riflessioni a un anno dall'inizio della pandemia, ovviamente con un focus specifico sull'istruzione in Italia. Come sapete, possiamo andare avanti alla seconda slide. Save the Children lavora in Italia e moltissimo anche all'estero e per questo motivo mi piace partire con il mio intervento con una panoramica un po' più ampia, quindi non pensando solo al contesto italiano, ma insomma a tutto il mondo. Sappiamo infatti che la pandemia non sta colpendo ovviamente solo il nostro paese, ma tutto il mondo e in particolar modo tantissimi bambini e adolescenti nei vari paesi stanno perdendo tante opportunità formative. Nelle scorse settimane, come Save the Children, abbiamo lanciato uno studio per cui si stima che siano stati persi in questi 12 mesi ben 112 miliardi di giorni di istruzione. E l'aspetto, dal mio punto di vista, più delicato e più importante è che i bambini e i ragazzi provenienti dai contesti più poveri siano quelli che sono colpiti in maniera più sproporzionata. Giusto per farvi qualche esempio, la ricerca evidenzia come i minori che vivono in America Latina, nei Caraibi e nell'Asia meridionale, hanno perso quasi il triplo dell'istruzione dei coetanei che vivono in Europa. Ecco, quindi anche a livello globale si evidenzia un grandissimo divario a livello educativo, un divario e delle disuguaglianze che non solo sono molto differenti tra paesi, ma anche all'interno dei paesi stessi. Ci sono quindi, appunto, come sapete, grosse differenze, un impatto molto diverso per i bambini e ragazzi che vivono in famiglie agiate, quelli che invece vivono in contesti più poveri, così come nell'ambito dello stesso paese gli effetti
effetti sono di tipo diverso per chi vive in aree urbane o in aree rurali. Quindi possiamo dire che a un anno dallo scoppio dell'emergenza Covid sono tantissimi i minori che, insomma, che sono coinvolti da questa crisi educativa, e purtroppo quelli che stanno pagando un prezzo più alto sono i bambini e ragazzi che vivono in condizioni più complesse. Per quanto riguarda l'Italia, possiamo andare alla slide successiva, anche in Italia osserviamo come dire, diverse velocità e diverse diseguaglianze. Questo è un aspetto che in generale caratterizza il nostro paese, non è un aspetto specifico dell'emergenza Covid. Già prima del 2019 avevamo delle diversità e delle differenze molto evidenti. Faccio un esempio molto concreto, il caso il fenomeno della dispersione scolastica. In Italia la media del tasso di dispersione scolastica è del 13,5%, quindi il 13,5% dei minori abbandona in Italia precocemente la scuola. Sappiamo che questa media in realtà nasconde delle differenze molto più ampie, molto più gravi, per esempio nel sud Italia o nelle isole, dove a volte il tasso di dispersione scolastica arriva fino al 20%. Quindi queste disuguaglianze, che erano già come dire, molto, molto marcate nel nostro paese, con l'epidemia Covid e la conseguente anche crisi educativa stanno diventando ancora più significative. Siamo quindi, viviamo in un paese che va davvero a diverse velocità, e nelle scorse settimane abbiamo voluto un po' approfondire questo tema, e analizzando ovviamente senza la pretesa di fare uno studio completo, ma ci siamo focalizzati su alcuni contesti italiani, provando a misurare e comparare i giorni di presenza in quest'anno scolastico, nel 2021, che è un anno che si sta proprio caratterizzando per una scuola, insomma, spesso a singhiozzo e spesso a distanza. In questa ricerca che abbiamo fatto abbiamo comparato le situazioni di 8 capoluoghi di provincia, andando proprio a evidenziare i numeri di giorni che i bambini e i ragazzi hanno avuto la possibilità di frequentare la scuola in presenza. E i dati ovviamente evidenziano delle forti differenze tra questi 8 capoluoghi, legate non solo all'andamento del rischio di contagio, perché sappiamo che appunto ci sono regioni e contesti italiani che hanno maggiormente patito l'epidemia Covid, ma legate anche alle diverse scelte amministrative che sono state portate avanti. Nella tabella che vedete di seguito c'è una breve sintesi, poi appunto anche online potete andare ad approfondire se vi interessa il tema. Giusto due elementi di lettura: nella riga in giallo ci sono i giorni teorici previsti, nelle righe successive abbiamo calcolato per ogni capoluogo la possibilità di giorni, insomma i giorni di apertura, e sicuramente balza a tutti all'occhio in maniera molto lampante come ci siano dei capoluoghi del sud Italia, in particolar modo Napoli e Bari, ma anche Reggio Calabria, in cui le scuole sono state veramente poco aperte, e quindi si è dovuto ricorrere a tantissima didattica a distanza. Un esempio su tutti: se pensiamo alla scuola dell'infanzia, i bambini di Milano hanno avuto la scuola aperta per 112 giorni contro i bambini di Bari, che hanno potuto usufruire di questo servizio solo per 48 giorni. E questo trend continua, anche si ripropone anche nei cicli superiori. Nell'ultima riga invece parliamo della scuola superiore, che sappiamo essere la scuola che più è rimasta chiusa, che più ha dovuto sfruttare la didattica a distanza. E su questo appunto, come vedete, i dati sono molto, molto bassi per tutte le città prese in considerazione, quindi rispetto ai giorni ipotetici
in tutti i capoluoghi c'è stata una riduzione molto significativa, fino ad arrivare a dei casi molto molto significativi come su Napoli, in cui appunto ci sono stati solo 27 giorni di apertura. Quindi vuol dire che sostanzialmente un adolescente di Napoli è potuto andare a scuola in presenza da settembre ad oggi per poco più di un mese. Ecco, sono dati molto molto significativi, che ci parlano di un'Italia insomma a diverse velocità, e in cui anche i servizi in questo periodo sono comunque erogati in maniera molto molto diversa. Su questo aspetto delle superiori vorrei concentrarmi, perché sono una fascia di età molto, molto delicata, e che in questi mesi in qualche modo ci siamo accorti che sono spariti dal dibattito pubblico, non che prima fossero molto presenti, ma diciamo che anche durante il periodo Covid non è stata insomma sfruttata questa possibilità per dare voce anche ai più giovani. Abbiamo appunto, proprio per focalizzarsi su questa fascia di età poco rappresentata e che molto insomma in questi mesi ha dovuto subire anche un cambiamento molto importante rispetto alla scuola, abbiamo dedicato un rapporto che abbiamo pubblicato a inizio gennaio, a partire da una ricerca realizzata con Ipsos, che ha coinvolto 1000 studenti tra i 14 e i 18 anni, proprio con l'obiettivo di andare un po' a sondare insomma come i ragazzi, i giovani in Italia stessero vivendo questo momento così delicato. Ovviamente oggi non possiamo entrare nel dettaglio, ma vi lascio nelle slide il link anche per scaricare la pubblicazione per eventuali approfondimenti. Andando nella slide successiva possiamo con un colpo d'occhio raccogliere il punto di vista di questo campione rispetto alla didattica a distanza. Vedete il grafico sulla destra, emerge una valutazione piuttosto positiva: i ragazzi non bocciano la didattica a distanza, come vedete il 62% ritiene la didattica a distanza comunque un'esperienza positiva, nonostante non vengano messe in secondo piano le diverse difficoltà che in questo periodo i ragazzi e le ragazze hanno dovuto affrontare. Quindi da una parte la fatica a concentrarsi o la noia, ma anche la difficoltà di doversi anche scontrare con problemi tecnici, sia degli studenti che dei docenti, sia relativi sia alla mancanza dei dispositivi o alla loro inadeguatezza, oppure anche alle difficoltà legate alla connessione. Sappiamo che in molti territori anche l'accesso alla banda larga è un accesso molto limitato. E tra le difficoltà viene anche citata la scarsa digitalizzazione dei docenti, quindi anche la difficoltà che comprensibilmente molti insegnanti hanno avuto nel reinventarsi in questa sfida della didattica a distanza. Un altro dato che ritengo interessante riguarda i punti di riferimento. Abbiamo chiesto agli adolescenti quali fossero i loro punti di riferimento per la didattica a distanza, e una percentuale molto alta, il 44%, cita i genitori. Questo è un dato dal mio punto di vista molto, molto interessante, soprattutto se pensiamo che i ragazzi intervistati sono ragazzi adolescenti e comunque anche a questa età ritrovano nei genitori un punto di riferimento per risolvere i problemi legati alla didattica a distanza. Quindi ritorna anche la centralità della famiglia nella possibilità o meno di seguire con serenità e con beneficio la didattica a distanza. E poi ritorna anche il tema degli spazi. Ovviamente un altro aspetto che può portare alla difficoltà di concentrarsi è proprio anche il tema della possibilità di avere in casa uno spazio dedicato alla didattica a distanza, mentre quasi uno studente su 10 dichiara che ha accesso alla didattica a distanza in stanze condivise con i genitori e con i fratelli. Rispetto invece alla preparazione scolastica, uno studente su 3 percepisce un peggioramento, quindi un dato di allarme, così come affermano anche di avere difficoltà negli apprendimenti, soprattutto quando si parla di nuovi contenuti.
Sempre rispetto alla didattica a distanza, possiamo affrontare un altro aspetto girando slide, che è quello delle metodologie didattiche. In questo periodo di grandi cambiamenti, gli insegnanti sono stati chiamati anche a rivedere il proprio modo di insegnare. Il 37% del campione degli adolescenti intervistati afferma che la totalità dei propri insegnanti non ha modificato il proprio modo di fare lezione e che ha in qualche modo trasposto le abitudini della didattica in presenza nella nuova esperienza della didattica online. D'altro canto c'è invece il 44% del campione che invece afferma che qualche docente ha introdotto delle novità, quindi questo è un aspetto sicuramente positivo. Davanti, come dire, a un certo immobilismo insomma percepito dagli adolescenti, c'è anche invece una buona spinta all'innovazione, al cambiamento, e quindi di seguito sono poi appunto sintetizzati quegli aspetti di novità che gli adolescenti hanno riconosciuto come positivi, quindi l'utilizzo dei video, la possibilità di ascoltare lezioni in forma sincrona, ma forse ancora più interessante l'introduzione di giochi didattici, il lavoro in piccoli gruppi e anche lo studio di diverse materie insieme proprio per argomenti. Quindi gli adolescenti comunque evidenziano anche questi sforzi, insomma, che i loro insegnanti hanno fatto, forse anche evidenziando che si poteva fare ancora di più. Un altro aspetto che siamo andati a sondare nell'ambito di questa ricerca che abbiamo condotto con Ipsos riguarda il tema delle assenze, un tema molto importante perché sappiamo essere spesso un indicatore di rischio rispetto alla dispersione scolastica. Mi viene da dire, a volte appunto quando parlo di assenze le definisco l'anticamera della dispersione scolastica, e qua dall'indagine Ipsos emerge un dato molto preoccupante, perché più di un ragazzo su 4, lo vedete anche nel grafico che c'è nella parte che c'è appunto nella slide, più di un ragazzo su 4, il 28%, afferma che dal primo lockdown, quindi dal lockdown del 2020, c'è almeno un proprio compagno di classe che ha smesso completamente di frequentare la scuola. Ecco, questo penso che sia un dato molto preoccupante, che può portare anche a fare delle stime sul rischio di dispersione scolastica. Save the Children ha stimato che circa 34.000 studenti delle scuole superiori potrebbero abbandonare la scuola. È un dato che sicuramente ci preoccupa, anche perché nell'ambito di questo 28% c'è un 7%, che comunque è un dato non trascurabile, che afferma che i compagni che hanno lasciato la scuola e che non frequentano più la didattica a distanza o che non sono mai riusciti ad accedere a questa forma di scuola online sono più di 3 a classe, quindi un dato molto, molto significativo. Ovviamente la scuola non è solo apprendimento, sappiamo che, anzi, la scuola diciamo che è uno dei contesti principali per crescere, per sviluppare le relazioni coi pari, per imparare anche a confrontarsi con la diversità, con altri adulti di riferimento rispetto alla famiglia. Quindi la ricerca è andata anche a indagare l'eventuale impatto di questa della didattica a distanza, o meglio delle scuole chiuse, sulla socialità e sulla sfera emotiva. Quindi, se, come ho brevemente raccontato, gli adolescenti percepiscono un danno nei loro apprendimenti, una fatica a procedere in questo modo anche nella loro formazione individuale, evidenziano anche delle difficoltà rispetto alle dimensioni relazionali. Infatti 6 ragazzi su 10 ritengono che il periodo a casa da scuola abbia avuto o stia avendo delle ripercussioni negative proprio sulla loro capacità di socializzare e anche sul loro umore. Nel box, vedete, ho inserito le principali emozioni, i principali stati d'animo che gli adolescenti intervistati hanno descritto, e vediamo che purtroppo sono tutti insomma relativi ad una sfera piuttosto negativa, per cui è molto forte la stanchezza, la preoccupazione dovuta a questo stato di incertezza, il disorientamento, insomma anche un certo nervosismo e apatia. Quindi diciamo che gli stati d'animo che ci vengono riportati in questa ricerca non sono stati d'animo, insomma, di cui preoccuparsi e su cui intervenire. Chiudo con un'ultimissima riflessione.
il dato che più mi ha colpito rispetto alla ricerca è quello che trovate appunto in quest'ultima slide sulla destra, per cui il 46% del campione ha dichiarato che il 2020 è stato un anno sprecato. Io penso che davanti a questa affermazione molto forte, in cui si dice che quasi un ragazzo su due considera quest'anno di pandemia come un anno inutile, un anno faticoso, un anno da cui non si è imparato niente, sia un'affermazione molto molto insomma, pesante, su cui tutti i professionisti che a vario titolo si occupano di giovani dovrebbero fare una riflessione e credo che sia un dato, una situazione di fatto su cui davvero è necessario interrogarsi per individuare insieme delle modalità di reazione, delle modalità di azione, anche pensando a interventi non solo nel breve periodo, quindi per concludere al meglio quest'anno scolastico, ma anche per pensare più in prospettiva, insomma, perché i giovani sono davvero, non sono solo il nostro futuro, ma sono anche il nostro presente e non è possibile che questo periodo sia vissuto con questo stato da tanti ragazzi e ragazze. Davvero un dato preoccupante che ci deve spingere davvero a collaborare sempre di più per trovare strategie, sinergie per promuovere il loro benessere e per far sì che la scuola ritorni ad essere per loro il contesto privilegiato dell'apprendimento, della crescita, il contesto in cui davvero possano sviluppare i loro talenti, le loro ambizioni e i loro sogni. Grazie Carlotta, grazie per il tuo intervento. Penso che i dati che tu hai condiviso delle vostre ricerche ci riportino a tutti noi dei dati, no? Uno sguardo su una realtà che forse tutti noi in qualche modo viviamo quotidianamente, vedendo i nostri bambini, le nostre bambine, i nostri ragazzi insomma coinvolti in questa pandemia, toccati direttamente in tante sfere, no? L'assenza della scuola, un po' come mostravi tu, è un problema grandissimo che ha un impatto sia nell'abbandono scolastico ma anche a livello di socialità, emotività per i ragazzi. Prima di passare la parola alla professoressa Malaguti, c'era una domanda che chiedeva specifica, torno indietro sulle slide, mi scuso, che cosa si intende per giorni teorici previsti? Forse l'avevi accennato brevemente, ti chiederei di riportarlo. Certo, sono i giorni proprio da calendario scolastico previsti in quel capoluogo di regione, di provincia, scusate, per cui appunto magari appunto i giorni sono leggermente minori in alcuni contesti proprio perché la scuola è iniziata più tardi. Grazie mille Carlotta per il tuo intervento. Nel frattempo interrompo la condivisione così diamo il tempo alla professoressa Malaguti, che nel frattempo introduco, pedagogista e psicoterapeuta, professoressa del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna. Mi permetto anche di dire che appunto è in uscita il suo libro Educarsi in tempi di crisi, resilienza, pedagogia speciale, processi inclusivi intersezioni, scusate leggo perché il titolo è un po' lungo, e appunto riagganciandoci un po' ai dati che condivideva Carlotta, si è parlato tanto soprattutto l'anno scorso nei primi mesi della pandemia di resilienza. Che cosa significa, no? Il rischio è di abusarne un po' di questo termine, ma che cosa significa appunto educare in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo? Lascio la parola quindi alla professoressa per il suo intervento. Grazie, buon pomeriggio a ciascuno di voi, grazie a Carlotta Bellomi per questa presentazione. Apro dicendo non solo assenza di scuola, ma quale tipo di scuola e quale voce diamo al mondo dell'educazione per rispettare e accompagnare la crescita di giovani, ragazze e ragazzi, anche di coloro con disabilità o condizioni di maggiore vulnerabilità. Perché sappiamo, è noto, che questa condizione di pandemia non solo sta creando un rischio di aumento di diseguaglianze, ma ha svelato anche delle condizioni di diseguaglianze, di difficoltà
contestualmente anche a dare voce invece a delle risposte che già prima o che durante il primo lockdown venivano date. Ringrazio anche per questa domanda rispetto alla resilienza, perché in effetti è una parola che è diventata, io la studio da moltissimi anni, l'ho incontrata durante il conflitto serbo-bosniaco e lì che mi sono interrogata. Si collega sicuramente questa parola a degli orizzonti contemporanei che trovano delle, diciamo, una cornice teorica di riferimento legata certamente alla sostenibilità economica, sociale, ambientale e a due altre parole che sono il tentativo di costruire processi di inclusione educativa, quindi spazi di partecipazione e di educabilità per tutti e per ciascuno e di promuovere una buona qualità di vita per tutti e per ciascuno. Parlare di resilienza significa parlare di un'idea complessa di essere umano, sicuramente. La resilienza non è l'antifragilità e non è nemmeno quella risorsa individuale unica che ci permette non solo di resistere, ma di trasformare la nostra esperienza di vita. In questo momento storico è importante anche parlare di resilienza perché significa che c'è un desiderio, un'istanza che chiede un cambiamento. E un cambiamento in termini di possibilità creativa, di dare spazio a un modo diverso per sentirsi tutti anche forse più umani. Allora, ci sono due parole che sono crescita e complessità. È chiaro che logicamente quando abbiamo la possibilità di esprimerci, di fare esperienza di noi, di poter crescere in relazione, in connessione con gli altri, abbiamo un processo di coevoluzione e soprattutto la parola resilienza in senso complesso ci apre alle relazioni, alle connessioni tra contesti e nei contesti. E quando invece accade che questo non accade, cioè se avviene un evento di natura traumatica, esso può certamente produrre un nuovo sviluppo, un processo emancipatorio, ma di fronte a un evento di natura traumatica, condizioni di crisi, ci può essere anche il suo contrario. Questa è la dimensione importante. Cioè la resilienza parla anche di vulnerabilità, di fragilità. E ci richiama all'esperienza pratica che ognuno di noi sta vivendo e vive nel mondo. Non è un concetto astratto o un concetto di natura puramente teorica. È stato dalle scienze umane e non solo, come dire, codificato, sono state tratte una serie di dati, ma stiamo parlando di un costrutto che organizzatore che riguarda la vita degli esseri umani, non in termini solo etici, ma proprio in termini anche operativi e concreti. Quindi certamente quando diciamo il processo di resilienza può diventare un modo per riorganizzare l'intero sistema. In questo caso parliamo della resilienza in campo educativo, quindi della possibilità di riorganizzare i contesti educativi e di costruire progetti di supporto per migliorare l'educabilità. La resilienza, quindi, se dovessi dare una definizione che forse mi è stata richiesta dalla domanda, è un processo biologico, psicoaffettivo, sociale ed educativo che comporta una ripresa evolutiva di fronte a circostanze di vita traumatica. Ripeto, non è l'antifragilità, non è un ritorno all'equilibrio precedente, perché l'evento è capitato, qualcosa è stato è cambiato, è trasformato, riguarda tutto il tema della prevenzione primaria o della promozione alla resilienza, cioè di tutti quei contesti e la qualità delle relazioni educative che noi possiamo costruire per, come dire, gettare quei semi e creare quegli indicatori che poi ci aiuteranno meglio a far fronte alla situazione. Faccio un esempio concreto.
Molti insegnanti, io sto lavorando tantissimo in questo anno di pandemia, hanno cercato con grande creatività di trovare delle strategie per supportare il gruppo classe. E bene diceva prima Carlotta, perché anche dai nostri dati risulta che laddove è stato possibile dare un senso a quello che stava capitando, lavorare in piccolo gruppo, costruire contenuti interdisciplinari in intersezione e, come dire, rendere attivi gli adolescenti, il processo di apprendimento anche attraverso la didattica a distanza ha creato, come dire, quell'elemento di coesione tra i ragazzi che ha permesso, nonostante tutto, di poter resistere o quantomeno di comprendere meglio che cosa stava capitando. Laddove invece la scuola si è trasformata in, come dire, una somma di esercitazioni, di verifiche e di valutazioni, ecco che il senso dell'apprendimento e della tenuta del giovane è calato. Perché anche su questo noi che cosa ci dobbiamo dire rispetto al processo di resilienza? Certamente ci sono due approcci a livello di letteratura internazionale. Il primo la pensa come un adattamento del singolo al contesto e quindi è un po' più vicino a quello che era il sistema di integrazione, no? Abbiamo una persona in difficoltà, la aiutiamo ad adattarsi. Il secondo approccio, che vede un approccio più complesso e non difficile, semplicemente in intersezione, prevede la coevoluzione, cioè proprio quello che richiama anche il concetto di inclusione. L'idea che c'è una resilienza personale, ci può essere una resilienza familiare, ma c'è anche la resilienza delle organizzazioni, quindi la trasformazione dei contesti, delle metodologie, dei processi di insegnamento-apprendimento, affinché ci sia una sorta di ripresa, comune. Quindi da questo punto di vista mi preme dire che quando parlo di, e chiudo per lasciare spazio agli altri, quando parlo di resilienza in senso complesso intendo un approccio ecologico, sociale, umano che vede il processo di ripresa che si interfaccia a due elementi, le risorse endogene, le risorse interne, che noi possiamo anche promuovere o facilitare nei nostri giovani all'interno della nostra famiglia, a cominciare da noi stessi, e le risorse esogene, cioè esterne. Anche le ricerche internazionali ci dicono proprio che la risorsa esterna, ad esempio scuola, è un fattore facilitante, può essere un fattore facilitante anche in quelle condizioni in cui i giovani vivono di per sé condizioni di fragilità o di vulnerabilità sociale. Quindi questo significa in qualche modo che un modello ecologico prevede le dimensioni della crescita, e le dimensioni della crescita sono la persona, le reti di relazioni che questa persona può costruire, e quindi il senso, la coerenza che l'adulto riesce a dare all'interno di una situazione di confusione. Faccio l'esempio di molti insegnanti che stanno cercando di non solo chiedere ai giovani cosa ne pensano, come stanno, ma anche di dare stimoli culturali per poter riflettere, ad esempio, su nuove sfide, nuove pazze che le comunità internazionali in qualche modo ci chiedono di affrontare. E da questo punto di vista, quindi, è auspicabile, si parlava prima non solo di un supporto individuale, ma proprio di ragionare in termini di life skill, di soft skill, proprio come indicato dalle linee della Global Education, che vedrebbe questa idea di una scuola che trasforma da programmi a indicazioni e a strategie concrete operative che veramente permettano di poter in qualche modo aiutare i ragazzi a sfidare la complessità. Perché in questo momento storico il compito, credo, della ricerca e quindi forse anche di chi lavora in campo educativo non sia tanto quello di dare soluzioni, ma di aiutare i ragazzi a porre buone domande.
creare delle connessioni, dare degli stimoli per aiutarli a riflettere e a trovare nuove idee creative e piste di ricerca, avendo bene chiare le radici da cui vengono e la strada verso cui andare. I ragazzi hanno, nei nostri dati, esprimono molto interesse per quello che riguarda i temi della giustizia sociale, quello che riguarda i temi dell'ambiente, quello che riguarda la formazione, e soprattutto hanno bisogno di confronto e dialogo. Quindi il mio auspicio è che tutti quanti noi, insegnanti, educatori, coordinatori o gestori degli spazi educativi, possano in qualche modo trovare delle reti per attivare realmente processi di cambiamento e di trasformazione, perché costruire la resilienza è complesso. La resilienza attraversa la dimensione della vulnerabilità, della fatica, della solitudine, e senza aiuti mirati o la creazione di coesione sociale si fa fatica a parlare di resilienza. Si può parlare in termini teorici o astratti, ma poi il processo che permette realmente di far fronte, di acquisire maggiori competenze e di riuscire a dare un senso alla propria storia, non è per nulla semplice. L'esempio, nella letteratura di riferimento vediamo tante testimonianze di sopravvissuti, ad esempio allo Shoah piuttosto che ai conflitti. Solo quando c'è stata la possibilità che il discorso sociale intorno all'evento permettesse il dialogo, le persone hanno potuto trovare uno spazio, un contesto per poter condividere anche la sofferenza o quello che era accaduto. Se diamo per scontato che tutto procede come al solito, che la DAD non abbia creato cambiamenti o che questa situazione non possa diventare un'opportunità concreta, pratica, cominciare dall'azione quotidiana che noi dobbiamo fare, ecco, noi stiamo parlando del niente, verrebbe da dire, no? E invece uniamoci, creiamo coesione, creiamo scambio tra esperienze, come stiamo facendo, per provare a lavorare su alcuni aspetti chiave del nostro lavoro. Chiudo perché so che le esperienze che seguiranno sono così interessanti e che hanno proprio lavorato per dare voce non solo ai giovani, ma anche agli operatori, insegnanti, educatori che in questo momento di pandemia stanno lavorando con grande serietà. E a loro il mio ringraziamento. Grazie professoressa, grazie per il suo intervento, e come un po' diceva lei, mettere i ragazzi e le ragazze al centro. Non in questo momento in cui appunto la socialità, i progetti educativi, in un anno in cui tutto è stato quasi portato a zero, ci sono esperienze che invece hanno cercato, nonostante tutto, di stare al fianco dei ragazzi, di riaffermare l'importanza dell'ascolto e di dare voce, dare opportunità e possibilità. E quindi veniamo ad alcune esperienze e testimonianze concrete in questo ambito. Allora io introduco, mi permetto di introdurre, ma poi appunto potranno anche loro presentarsi meglio. Antonella Meiani, maestra da sempre e cofondatrice del movimento E tu da che parte stai? Insieme, e introduco anche loro, poi vi asseconderete, poi vi avvicenderete nell'intervento, Elisa Rosone e Antonella Piccolo, coordinatrici del progetto DOORS per la cooperativa Tempo per l'Infanzia. Lascio, forse introduciamo il video, giusto? Prima di tutto, Antonella, sì, mi fanno cenno di sì, quindi prego la regia. Torneremo a giocare per le strade, nelle piazze come i pazzi,
e la pioggia non farà più paura, giocheremo sotto l'acqua, non più chiusi tra le mura. Bacerò la mia terra come fino ad ora non ho mai fatto, e non mi importa cosa pensa la gente, se mi daranno del matto. Lotteremo fino al tramonto, ed il tempo sarà di poco conto. Sotto le stelle, sotto la luna, torneremo a giocare, stai sicura. Prometto una scuola più carina, una scuola che va oltre, una scuola che sconfina. Nella mia classe non resterà mai indietro che tu sia Mohammed, Charin o Pietro. Sotto gli alberi faremo lezione, senza voto, nessuna punizione. Non sarai né l'ultimo né il primo, una classe, un unico respiro. Merda, merda, merda! Prego Antonella. Grazie, buongiorno a tutti, molto felice di essere qui. Non so voi, io ho visto questo video tante volte, ma ogni volta mi viene una cosina qui che mi fa stare felice, ma anche molto con qualche senso di colpa. Il video parla di promesse, la canzone parla di promesse, contiene promesse bambine e promesse adulte. E per noi le promesse sono state un imperativo morale in questo periodo e lo sono, è stato un impegno farle ed è un impegno adesso cercare di mantenerle, anche se il lavoro da fare è ancora tantissimo. E la pratica di resilienza, diciamo, che vogliamo raccontarvi oggi è soprattutto una pratica di cittadinanza globale che abbiamo cercato di tenere viva io con Antonella ed Elisa all'interno del movimento Tu da che parte stai, e che è nato nel maggio del 2019 intorno al concetto di felicità come diritto delle nuove generazioni. Ed è il nostro movimento, diciamo che poi si è, quest'idea di felicità si è concretizzata in un manifesto che individuava 11 aree tematiche che dovevano essere, diciamo, prese in carico dalla comunità educante per garantire il diritto alla felicità delle nuove generazioni. Felicità che noi intendiamo come condizione indispensabile per la crescita e per l'apprendimento. Felicità che non può realizzarsi ovviamente solo all'interno della scuola. Quindi eravamo impegnati, il manifesto è nato da un'operazione veramente corale, perché è stata una giornata con 1000 partecipanti all'Umanitaria a Milano, in cui i laboratori sulla felicità si sono occupati di tutti, di genitori, di bambini, di educatori ed educatrici, e quindi appunto era indirizzato davvero a tutta la comunità educante. Quando poi ci siamo ritrovati come movimento ad affrontare l'emergenza sanitaria e uno scenario assolutamente inedito per la scuola, abbiamo deciso che della scuola dovevamo occuparci e sulla scuola dovevamo concentrarci. Quindi abbiamo messo al centro una scuola, la scuola della riapertura, al di là di tutti i problemi tecnici che tutti continuavano a mettere al centro della discussione. Anche in quel momento abbiamo deciso di creare una molteplicità di voci, una molteplicità di sguardi, e la scuola sconfinata è nata dal contributo di 40 uomini e donne. C'erano docenti, dirigenti, c'erano uomini e donne del mondo della pedagogia, della psicologia, della sanità di territorio,
dell'urbanistica, dell'architettura, del terzo settore, del sindacato, della sociologia, tanto per dire quanti sguardi sono necessari per immaginare una scuola della riapertura, una scuola che aveva già tantissimi bisogni prima della pandemia e li ha messi tutti in mostra, ma soprattutto ha messo in mostra quanto è stata centrale per tenere in piedi intere famiglie e per cercare di non perdere per strada neanche un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza. La scuola sconfinata è il titolo di questa scuola che noi ci siamo immaginati per la riapertura e è la scuola sconfinata di tutte e tutti, perché è una scuola che ha punti fondamentali i diritti, perché altrimenti il rischio, veramente l'indagine di Save the Children ci dice tantissime cose di cui c'è pochissima consapevolezza, però il rischio è quello e noi vogliamo una scuola che invece tenga dentro tutti e tutti. È una scuola che parla della partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze, è una scuola che mette al centro la salute come benessere psicofisico degli adulti e dei bambini che ci vivono e che la vivono, è una scuola che coprogetta con il territorio, una scuola che, appunto lo dice il nome stesso, esce dall'edificio perché ha bisogno anche di tutto quello che fuori dall'edificio può essere un momento educativo e un momento di apprendimento. Quindi è una scuola che si occupa del rinnovamento, della rivalutazione e dell'ampliamento degli spazi educativi, ma soprattutto è una scuola in presenza, perché questo poi lo metteranno molto in evidenza Elisa e Antonella. Non si può fare la didattica a distanza migliore del mondo, ma come vedete, perché l'hanno detto le persone che mi hanno preceduto, è una cosa veramente difficile, ma anche la didattica migliore, la didattica a distanza migliore del mondo mai potrà sostituire tutto ciò che noi possiamo fare dal punto di vista educativo e dell'apprendimento in presenza. E la scuola sconfinata è una risposta pedagogica quindi a un problema sanitario. E ovviamente è sotto gli occhi di tutti che ci siamo ritrovati di nuovo con la scuola chiusa, quindi non c'è stata una sufficiente intenzionalità da parte della politica, da parte del mondo economico per investire sulla riapertura della scuola. Quindi noi ci ritroviamo ancora adesso a mettere a dura prova la resilienza nostra e dei ragazzi, a discutere di come sarà la scuola della riapertura. Però noi siamo instancabili e quindi addirittura la scuola sconfinata sta per diventare un libro, perché la scuola sconfinata inizialmente è nata raccogliendosi e concretizzandosi intorno a delle proposte molto precise da fare all'amministrazione locale, nel nostro caso a Milano. Poi con l'aiuto della Fondazione Feltrinelli è diventato oggetto di discussione in parecchi laboratori sul territorio nazionale e adesso diventerà un libro, perché noi siamo molto convinti che nella scuola sconfinata, nella sua costruzione, ci sia davvero tutto quello che alla scuola serve in questo momento e serve in prospettiva. Ovviamente ci vorrà tempo, ovviamente cambierà la didattica per forza di cose, cambierà il modo di progettare l'educazione e l'apprendimento e cambierà il nostro rapporto col territorio e con gli sguardi preziosi, perché la scuola troppo spesso rimane dentro alle sue pareti, ma questo movimento è nato davvero già con un cammino condiviso con persone come Antonella ed Elisa, con il terzo settore, con gli sguardi educativi che si possono sviluppare al di fuori della scuola, e questa è stata una risorsa importantissima dal punto di vista progettuale. Io adesso lascio la parola a loro perché con i loro racconti, che mi alimentano sempre tantissimo nella mia fiducia, daranno uno sguardo concreto su quello che può essere la scuola sconfinata, su come si possono mischiare gli sguardi, perché i ragazzi e le ragazze, le bambine e i bambini hanno bisogno davvero che il mondo educativo dialoghi con loro e crei veramente delle prospettive e prometta loro e mantenga le sue promesse. Allora io raccolgo, prendo il filo del discorso di Antonella,
che è un filo che ci lega in forma proprio resistente, perché Antonella ha fatto una bella cornice, no, delle traiettorie su cui si sviluppa la scuola sconfinata, che noi come cooperativa Tempo per l'Infanzia abbiamo contribuito, no, a costruire, e che è molto collegata alle nostre pratiche. E in qualche modo le nostre pratiche sono una declinazione, una forma concreta di scuola sconfinata. E dico le nostre pratiche perché io e l'altra Antonella Piccolo siamo qui in realtà in rappresentanza di un gruppo di educatori, artisti, anzi noi ci chiamiamo proprio arte educatori, che avete visto anche nel nostro filmato, con cui ormai da 6 anni realizziamo in uno spicchio piccolo della periferia milanese, il municipio 2, questa pratica arte educativa che si sviluppa proprio tra scuola e territorio. E come avete visto nel video, per noi arte educazione è l'arte che educa, proprio l'arte che muove la ricerca, che muove la scoperta di sé, del mondo, e quindi è, in una parola, insomma, la crescita. Per questo per noi l'arte è un diritto che vogliamo e che dobbiamo garantire a tutti i ragazzi e le ragazze in tutte le sue forme, perché i più giovani siano fruitori e produttori di cultura, di arte e di bellezza. Però oggi vogliamo parlare di scuola sconfinata, ma soprattutto di educazione sconfinata, perché il nostro punto di partenza del discorso è che per noi educare è un atto politico che si realizza collettivamente. Abbiamo già sentito questa parola, insieme, collettivamente, perché collettivamente pensiamo di poter produrre trasformazione. È un atto politico che vuole andare nell'orizzonte di costruire una polis nuova, una comunità che però coinvolge proprio nel suo farsi i bambini, gli insegnanti, gli educatori, i genitori, i cittadini, i rappresentanti delle istituzioni anche. E proprio la premessa su cui si basa Progetto DORS, che è un progetto che stiamo realizzando dal 2019, dall'aprile, quindi un po' di tempo prima di questa pandemia. E perché vogliamo parlarvi proprio di questa esperienza? Perché Progetto DORS costruisce proprio le linee che vanno nella direzione di un'educazione sconfinata, e che dimostra poi nei fatti che una scuola sconfinata può esistere se però c'è un'alleanza nella pratica tra il terzo settore, la scuola, le istituzioni locali. Quindi Progetto DORS rappresenta in piccolo questa alleanza, è finanziato dalla Fondazione con i Bambini e lo stiamo realizzando insieme ad altri partner su tutto il territorio nazionale. Ma a Milano l'alleanza concretamente vede insieme il terzo settore, con noi, la cooperativa Tempo per l'Infanzia, 2 scuole del municipio 2, che sono l'ICI Pini e l'ICI Calvino, e il Comune di Milano. Il Comune di Milano in particolare, con il settore educazione e un servizio che si chiama CODIS. Siamo emozionate per il racconto che facciamo delle nostre pratiche, soprattutto adesso in questo periodo, e vorremmo raccontarvi come lo sconfinamento è stato per noi una potente bussola che ha orientato e anzi riorientato più e più volte le nostre pratiche in questo periodo di pandemia. E vorremmo farlo attraverso alcune parole chiave che abbiamo condiviso anche con la scuola sconfinata. Allora partiamo dalla prima parola chiave, che non può che essere sconfinare, no? Ma che cosa significa per noi veramente sconfinare? Significa tenere spalancate, ora più che mai, quelle porte, le porte fisiche, ma anche quelle del dialogo, altra parola che sta tornando in questo incontro. Il dialogo, che è quello che pratichiamo quotidianamente, con le ragazze, i ragazzi, con le loro famiglie, e che concretamente significa continuare a garantire le attività in presenza, in primo luogo al presidio Spazio Arte Educazione. Significa continuare a costruire azioni, proprio a partire dalle parole,
dalle sofferenze, ma anche dalle grandi visioni di cui i ragazzi e le ragazze sono portatori. Aprire, tenere aperto quel dialogo anche con le scuole, con gli insegnanti, per continuare a garantire anche adesso quelle attività, quei percorsi che integrano la didattica. Proprio ora che la tendenza delle scuole, lo sappiamo, è quella di isolarsi in una grande solitudine, no? Di non far entrare nessun esterno. Quante volte quest'anno ci siamo sentiti dire questa cosa? La tendenza delle scuole in questo momento, il rischio quantomeno, è quello di sviluppare un rapporto funzionale unidirezionale con il fuori, con il terzo settore, con il territorio, finalizzato a cercare spasmodicamente le risposte, no? A questi tanti bisogni legati all'emergenza, rinunciando però in questo modo a quella prospettiva di sconfinamento, di cambiamento, di contagio, per usare una parola che tanto va di moda adesso, di costruzione insieme che Progetto DORS e la scuola sconfinata immaginano. Ecco, noi invece desideravamo tantissimo ristabilire quel dialogo, continuare a progettare insieme alle scuole anche adesso, anzi proprio adesso, a partire dalle difficoltà, rimettendo al centro il tema dei diritti, il tema del benessere delle ragazze e dei ragazzi e dell'intera comunità. Temi scottanti, certamente, nel dibattito politico attuale. E allora, insieme alle scuole con cui lavoriamo, a partire da novembre e fino a 2 settimane fa, abbiamo fatto l'atto coraggioso di tornare a aprirci reciprocamente le porte, perché ci vuole sicuramente coraggio in questo momento. E allora si sono aperte le porte. Si sono aperte, ad esempio, le porte delle quinte elementari dell'Istituto Scolastico Calvino. Gli arteducatori sono entrati nelle classi con i laboratori di musicanzone e di arti visive in orario scolastico per affiancarsi agli insegnanti ed indagare insieme ai bambini, adesso di quinta elementare, il grande tema del viaggio, il grande tema dei passaggi che ogni essere umano deve affrontare. Siamo partiti da Ulisse e siamo arrivati all'avventuroso passaggio delle colonne d'Ercole, giocando con la metafora del viaggio, con l'arte, per immaginare come sarà questo incerto ma futuro approdo alla scuola media. E ancora a scuola, le porte dell'altro istituto, Pini, si sono aperte anche oltre l'orario della lezione, perché era necessario garantire alle ragazze e ai ragazzi quell'immersione nell'arte e nella bellezza, ma anche quella possibilità di costruire relazioni fuori dall'aula. In questo momento in aula è molto complicato costruire relazioni, sono tutti un po' ingessati ai banchi. Allora era necessario portare questo adesso, proprio perché sui territori le proposte culturali, le proposte sportive, le proposte aggregative nel frattempo si sono interrotte bruscamente. E allora proprio nei pomeriggi, quando i corridoi della scuola sono vuoti, ecco, questi stessi corridoi si sono riabitati, si sono riempiti dei ritmi del maculelè, delle parole, delle canzoni composte dai ragazzi, canzoni che parlano di paura, ma anche di coraggio, di desiderio, di speranza. E poi le porte spalancate anche nel presidio Spazio Arte Educazione, che ha riaperto a giugno del 2020 e da allora non ha mai più chiuso, nemmeno adesso. A tenerle spalancate sicuramente la forte intenzione del gruppo di lavoro composto da artisti ed educatori, ma soprattutto il grande, grandissimo desiderio dei ragazzi di non interrompere il dialogo, quel dialogo che sta permettendo a tutti noi di continuare a crescere, di resistere e di riesistere. Ecco, perché la nostra seconda parola è proprio questa: resistere e riesistere. Beh, dici, resistere a cosa? L'abbiamo sentito prima, no? Nei dati di Save the Children, resistere all'isolamento, no? Alla paura, alla fatica, allo smarrimento in cui tutti noi, ragazzi per primi, ma anche noi adulti, gli arte educatori, gli insegnanti, le famiglie, ci ritroviamo tutti immersi. Ma resistere per riesistere,
inventando continuamente delle forme nuove per continuare a garantire il diritto per stare al mondo proprio, significa anche essere disposti a stravolgere le nostre abitudini, l'organizzazione delle nostre pratiche a scuola, anche fuori, no? Nei territori, nei presidi. Riesistere significa per noi proprio avere la capacità di trasformare, come diceva la professoressa prima. E allora come le abbiamo trasformate queste nostre pratiche? Beh, non più il lavoro a grandi gruppi, e questo ci è dispiaciuto un po' perché è la nostra caratteristica fondante. E allora ci siamo riorganizzati in piccoli gruppi, salvaguardando però sempre la dimensione collettiva, che per noi è proprio imprescindibile, è una pelle per noi. E trovare così continuamente delle strategie per rimanere sempre tutti collegati. Abbiamo un vantaggio, che la nostra grande strategia è l'arte. E quindi l'arte è quell'orizzonte che costantemente ci tiene tutti lì uniti. E i grandi gruppi, certo, non si possono incontrare, fisicamente non ci possiamo mischiare, ma le azioni artistiche quelle sì. E così i piccoli gruppi, per esempio delle arti visive, escono continuamente dalle aule, si disseminano lungo i corridoi e tutti con in mente un unico progetto d'insieme, che è quello di dare forma sui muri a un racconto collettivo che è fatto di immagini, un racconto che ci restituisce continuamente, ci rimanda costantemente chi siamo. E poi ancora le porte delle nostre unità artistiche, che sono i luoghi della produzione per noi, rimangono aperte, spalancate. Così, se passi per i corridoi, il ritmo dei tamburi di una stanza si intreccia con le melodie della piccola orchestra che suona nella stanza accanto, e nell'altra aula intanto ci sono passi di danza che si accordano, no? A quelle traiettorie di musica che entra. Siamo divisi, sì, certo, ma non separati, quello certamente no. Anzi, abbiamo sempre più chiaro l'obiettivo, il nostro compito di ricucire al più presto ogni frammento prezioso, indispensabile di questa produzione artistica quotidiana, disseminata, per dargli un giorno prestissimo la forma del rito corale dello spettacolo dal vivo, che è proprio la nostra più grande, più bella forma di espressione. È il nostro atto di resistenza corale, appunto, perché per noi la resistenza non è mai un atto individuale, appunto, ma collettivo. E questa nostra resistenza, anzi riesistenza, non può prescindere certamente dal garantire con forza ai ragazzi e alle ragazze il diritto alla presenza. Terza parola, quindi, diritto alla presenza. Il più possibile, con ogni strategia possibile. Le strategie che abbiamo messo in campo a partire da giugno 2020 fino ad ora sono veramente tante. Però pensiamo che la presenza garantisce la relazione. C'è bisogno di quell'intreccio di sguardi che ti fanno sentire che tu esisti per l'altro. Per noi l'arte educazione è un dialogo tra soggetti, e questo non può prescindere dalla presenza dei corpi. La relazione è quella via che ci fa sentire, percepire profondamente, che fa sentire sé e l'altro. Quel dialogo in presenza che stiamo sperimentando anche adesso è quel termometro che ci fa capire quotidianamente davvero quanto i ragazzi e le ragazze stiano vivendo una situazione complicata di malessere, quanto abbiano bisogno di incontrarsi, di stare insieme, di vivere proprio esperienze concrete di vita, di comunità, perché il loro quotidiano è fatto, lo sappiamo bene, di tanto, veramente tanto tempo trascorso chiusi dentro le case, affacciati alle classi virtuali, scollegati dalla loro vita reale di adolescenti, no? Niente più baci, niente più inciuci in boschi, niente più serate insieme, niente più feste. E allora per noi era un dovere morale ridurre al minimo questa sofferenza. Per questo le nostre attività sono tutte in presenza, sia nel presidio che a scuola. A scuola fino a due settimane fa, quando la scuola ha nuovamente chiuso. Ma proprio
Nei momenti di chiusura delle scuole, ecco che ci siamo inventati insieme ai ragazzi un'altra azione resiliente, la Dada Umpa, didattica a distanza assistita in presenza. Che cos'è? È nata a novembre, durante la prima chiusura delle scuole. Ecco, a novembre abbiamo riunito i ragazzi che avevano maggiori difficoltà, quelli che proprio nelle aule virtuali non riuscivano a starci. Li abbiamo riuniti in una sala della cooperativa, che era attrezzata di dispositivi e connessioni, e ci siamo affiancati a loro in questi faticosissimi collegamenti con le classi virtuali. Questo esserli a fianco era da una parte finalizzato a rispondere a quelle domande che i ragazzi non avevano più il coraggio di fare agli insegnanti, no? Quell'alzata di mano per dire prof non ho capito. Ma ancora di più era finalizzato ad incoraggiarli a tenere quei microfoni, quelle telecamere aperte, a partecipare, a rendersi visibili. Questo affiancarsi a loro veramente ha fatto sì che per questi ragazzi sia stato possibile essere presenti per la scuola, per loro stessi, per il gruppo classe, limitando quel rischio di diventare invisibili e quindi di diventare dispersi. Allora, chiudiamo con riprendendo quel filo dell'inizio, quello della parola, della frase, ti prometto che avete sentito nella canzone del video, sono quel testo, il testo di quella canzone è un testo creato dai ragazzi, musicato dai ragazzi dell'unità della musica d'insieme. Ma questa volta vogliamo dirla noi adulti, ai ragazzi, perché ti prometto che è una frase che significa che ci assumiamo un impegno preciso, che è quello di stare al loro fianco, no? di tenere spalancato più che mai il dialogo con loro proprio adesso, di essere guardiani dei loro diritti, a volte traballanti. E ci prendiamo anche l'impegno di essere noi adulti per primi ad essere soggetti desideranti, ad essere promotori del desiderio che loro hanno, incontenibile, di crescere, di scoprire, di scoprirsi, di costruire un mondo che ogni giorno i ragazzi con grande fatica ci esprimono chiaramente. Di dare corpo, promettiamo proprio, di dare corpo davvero insieme a loro ad una comunità educante, ma a una comunità che sta, che si riconosce nelle pratiche, capace di ridare a tutti noi un senso e speranza. Grazie. Grazie mille, grazie davvero per gli interventi perché sono stati appassionanti e condivido anche il ringraziamento da parte di alcuni partecipanti che nel frattempo hanno scritto nella chat. Io riprendo e sottoscrivo pienamente tutto quello che avete detto. Educare è un atto politico, la scelta di chiudere nuovamente le scuole a un anno di distanza è una scelta politica, il non garantire il diritto all'istruzione fa vedere quanto sia appunto percepito il diritto all'istruzione come solo una trasmissione di contenuti, quindi meramente trasmissibile attraverso la distanza, quando in realtà è tutt'altro, è dialogo, è tutto quello che avete detto, confronto, sfide, opportunità, territorio, apertura e così via. E quindi grazie per la vostra esperienza, la testimonianza, veramente penso che per tutti è stata emozionante anche il video. Nel frattempo ci sono state un paio di domande, un po' di tanti complimenti e anche qualche domanda. Chiedono se l'iniziativa da Umpa è solo su Milano, su anche sarà possibile estenderla da qualche altra parte. E poi vi dico anche l'altra domanda, così mi rispondete, e anche riguardo alla scuola sconfinata, se è solo su Milano o anche in altri territori. Allora, partiamo dalla Dada Umpa. Allora, come direbbe Don Milani, si può fare ovunque la Dada Umpa, basta avere la volontà di affiancare i ragazzi in questa didattica faticosa.
Noi ce la siamo inventati raccogliendo proprio le esigenze che arrivavano dai ragazzi, quindi abbiamo aguzzato l'ingegno, però contemporaneamente questa intuizione arrivava da varie parti, l'abbiamo scoperto anche a distanza poi, no, di tempo, parlando anche con altre esperienze, c'è Maestri di Strada che la fa a Napoli, ma sicuramente qualcun altro a Roma, altri nostri compagni di lavoro del CIES, che è il capofila di progetto DOS, l'hanno messa in atto subito dopo di noi, quindi diciamo che è una pratica che si sta diffondendo con vari nomi, uno più bello dell'altro. Per noi era proprio Dada Umpa per sdrammatizzare anche un po' questo momento. No, per quanto riguarda la scuola sconfinata è un progetto e contiene anche proposte molto concrete per le amministrazioni locali e per il governo. Naturalmente è una scuola che richiede risorse da tanti punti di vista, e in questo momento possiamo solo cercare di diffonderla e di farla diventare l'ispirazione di un certo modo di fare scuola, sperando che poi, anche attraverso il libro, anche attraverso le pratiche concrete come quelle che vi hanno raccontato Antonella ed Elisa, diventi un modo di organizzare la scuola, di farla e di sconfinarla. Per tutti e per tutte, e leggetelo, diffondetelo come documento, perché veramente io credo che tutti nelle diverse realtà se ne possano fare carico, perché appunto è una proposta molto concreta. Certo, non possiamo farcela da soli, e noi possiamo magari modificare la didattica il più possibile, ma abbiamo bisogno che tutta la comunità educante, dai livelli più vicini al cittadino a quelli più centrali, se ne occupi. Posso aggiungere una piccola cosa sulla Dada Umpa, un'informazione velocissima. Allora, a novembre noi abbiamo iniziato la Dada Umpa negli spazi della cooperativa Tempo per l'Infanzia, l'abbiamo raccolto lì i ragazzi che avevano maggiori difficoltà, ma grazie al dialogo continuo con le scuole che abbiamo costruito in tutto questo periodo, finalmente la Dada Umpa 2 settimane fa è approdata a scuola, quindi adesso la Dada Umpa la stiamo facendo almeno dentro uno degli istituti con cui lavoriamo. Antonella, per chiudere, ci richiedono di esplicitare l'acronimo Dada Umpa. Didattica a distanza assistita in presenza Umpa. Ok, volevo provare a scriverlo nella chat ma non faccio in tempo, grazie per averlo ripetuto. E con questo, appunto, con questa chiusa, con questo bell'acronimo, quello che dicevate un po' voi, no? Il dialogo e il confronto tra soggetti diversi, la cosiddetta comunità educante può solo arricchire, offrire opportunità e dare voce e concretezza alle visioni dei ragazzi. Allora ci piace dare spazio a questo punto al Comune di Piacenza, Lorena Cattivelli, Servizi Educativi e Formazione del Comune di Piacenza, in cui ci potrà raccontare come in un contesto come questo di periodo di pandemia si è potuto lavorare in sinergia con tanti soggetti attori diversi. Prego, Lorena. Sì, buongiorno. Si sente il microfono? Sì, perfetto. Sentite, benissimo. Buongiorno, grazie davvero. È stato un onore essere invitati qua oggi pomeriggio, e grazie anche alle docenti che mi hanno preceduto, che hanno dato moltissimi spunti che arricchiscono, penso, anche quello che poi io vi potrò raccontare dal punto di vista di un ente locale, no? Allora, io guarda, faccio scorrere alcune note, se riesco a condividerle anche per maggiore chiarezza su alcuni punti. Ecco, allora io vi parlo appunto dall'ufficio politiche giovanili del Comune di Piacenza, che è incardinato all'interno del servizi educativi e formativi, che è il servizio che si occupa appunto di tutte le scuole, i servizi a supporto del sistema scolastico della città. Due note sulla città, perché ho bisogno di contestualizzare un attimo quelle che sono state, diciamo, le nostre
prassi di resilienza nell'ultimo anno. Allora Piacenza, come molti sanno, è una città media dell'Emilia Romagna, abbiamo poco più di 103.000 abitanti, un circa 14-15% di giovani tra i 14 e i 29 anni, che sono il target dell'ufficio politiche giovanili. Noi ci rivolgiamo prevalentemente all'extra scuola, proprio con, non solo perché il nostro servizio gemello lavora con le scuole, ma proprio per una logica di fare uscire anche le pratiche educative, la comunità educante, da una scuola che spesso è sovraccarica di proposte, e tra l'altro nel caso di Piacenza è anche un sistema scolastico, come dire, piuttosto ricco a sua volta di competenze e di progetti. Una città ovviamente con un medio benessere, come molte città emiliane, negli ultimi anni come altrove abbiamo osservato un crescere della forbice sociale che ha colpito in modo particolare i giovani, tra i quali è particolarmente sensibile il divario nella fruizione delle opportunità culturali e sportive extrascolastiche, anzi questo, come dire, l'impossibilità o l'effettiva non fruizione delle opportunità extrascolastiche viene considerato uno dei degli elementi chiave per definire la povertà educativa in questa fascia per noi, in contesti del nostro genere. Molto evidente è anche la diversità dei vari gruppi sociali nell'uso degli spazi pubblici e privati, con una, adesso scusatemi la semplificazione, una fascia alta che utilizza molto gli spazi privati, le società sportive, le canottieri, anche le stesse case private, e uno spazio pubblico spesso dopo la fase dell'infanzia, gli spazi pubblici vengono più lasciati ai gruppi di ragazzi stranieri o quelli che hanno meno opportunità, i quali hanno un'abitudine, come sapete, per esempio le popolazioni straniere più di noi, di socialità in luoghi pubblici, ma anche in altre fasi, ad esempio in questo periodo, rischiano di venire reclusi in spazi privati molto meno accoglienti, diciamo così, più difficili. Abbiamo anche alcuni quartieri dove si concentrano in modo particolare le situazioni di disagio socio-economico per motivi di dinamiche abitative. Come sanno tutti, Piacenza è stato un territorio in prima linea nella fase iniziale del Covid, quindi ci siamo trovati ovviamente, insomma, come altre città, anche città lombarde, in una fase molto drammatica della scorsa primavera, e come dappertutto anche per noi la pandemia ha impattato maggiormente, non sto a spiegare nulla, lo sapete meglio di me, sui gruppi più fragili. L'ufficio politiche giovanili, vi dicevo, lavora sull'extra scuola, lavora in modo particolare, negli ultimi anni abbiamo cercato di consolidare rapporti di rete con le cooperative che gestiscono servizi educativi e in modo particolare con le associazioni giovanili, quindi per dare la voce ai giovani attraverso delle forme soprattutto alle loro forme associative e anche ai gruppi informali, che possono mettere in gioco competenze, interessi. Uno strumento specifico è questo bando giovani protagonisti, con cui ogni anno dedichiamo un piccolo contributo a progetti attraverso i quali alcuni giovani coinvolgono molti altri giovani come utenti, fino a 2-3-4 mila, diciamo, ragazzi tutti gli anni, a seconda degli anni, vengono coinvolti dalle attività, naturalmente non lo scorso anno. L'ufficio lavora con alcune, ha consolidato nell'ultimo anno, negli ultimi anni appunto, anche alcune linee di intervento, tra le quali cito in particolare il tema, proprio perché c'è stata questa osservazione anche sulla diversa capacità dei ragazzi di utilizzare le risorse della città, quindi ci siamo un po' focalizzati anche sul tema di andare a vedere dove stanno i ragazzi, com'è possibile riappropriarsi di spazi pubblici e in particolare di spazi verdi per tutti, quindi in situazioni di eterogeneità, e anche sul tema della sostenibilità degli interventi. Quindi abbiamo cercato anche a seguito di come dire, sollecitazioni che ci vengono a livello regionale e per una nostra convinzione, di lavorare ad esempio sui temi degli obiettivi 2030. Allora, questo è un po' il nostro contesto. Lo scorso anno, appunto, un anno fa, la pandemia ci ha colto appunto nella fase in cui alcune iniziative stavano partendo, altre venivano progettate,
Devo dire una cosa, ecco, a proposito di come ci ha un po' cambiato il mondo a tutti i livelli, non soltanto per i ragazzi, ma anche per gli operatori. Voglio dire che nella prima fase in cui abbiamo dovuto cominciare a interrogarci su i centri di aggregazione chiudono, l'Informa Giovani chiude, trasferiamo alcuni servizi online, un grande supporto è venuto dai tavoli regionali, che la regione Emilia-Romagna da molti anni, insomma, ha con questo tavolo di operatori delle politiche giovanili, e che anche questo tavolo si è trasferito velocemente online nella primavera scorsa e si è avviato da subito, quindi con riunioni molto più frequenti di quelle che si potevano fare andando in treno a Bologna, si è avviato da subito uno scambio tra comuni grazie al quale si sono condivise alcune prassi e alcune ipotesi di riconversione o di consolidamento di servizi. Allora, gli esiti, diciamo, le condizioni in cui ci siamo trovati a causa della pandemia hanno portato con sé, diciamo, una delle riflessioni che è stata citata anche prima, cioè un'enfasi, un incoraggiamento sull'importanza di poter usare gli spazi aperti, ad esempio, per poter fare educazione, per poter fare socializzazione. Ecco, questo devo dire. Nelle difficoltà in cui tutti ci siamo trovati, questo incoraggiamento si incrociava in qualche modo con una nostra linea di lavoro, diciamo. Quindi nel corso dell'anno e nel corso ancora degli ultimi mesi abbiamo provato anche a cavalcare in qualche modo questa opportunità, e adesso io velocissimamente racconto proprio per punti alcune iniziative che caparbiamente abbiamo voluto portare avanti o proprio avviare nell'extra scuola per continuare durante questa fase a dare voce alle associazioni giovanili, quindi con la possibilità di coinvolgere i giovani con un'attenzione continua, come sapete tutti quanti, come avete sperimentato tutti, alle condizioni di contenimento del virus, quindi come dire, all'interno di ogni iniziativa sono per sempre presenti delle attenzioni che sono esse stesse, insomma, una forma di educazione agli stili di vita sani, ecco, adesso che è diventato un po' mainstreaming per le attività. Quindi continuare a dare voce alle associazioni, a proporre momenti educativi ai ragazzi, preferibilmente in spazi aperti, e anche ad integrare le nuove forme di collaborazione online all'interno delle varie attività. Quindi io provo a presentarvi rapidamente questi 5 progetti che abbiamo portato avanti, o progettato, diciamo, uno ancora... così, insomma, è stato solo costruito negli ultimi mesi, e parto da due iniziative che sono proprio legate al tema della sostenibilità, dell'educazione alla sostenibilità rivolta ai giovani. Questo le accompagno qualche immagine per dare l'idea, insomma, anche degli spazi e del mondo che abbiamo provato a coinvolgere. Il cibo che scelgo, il futuro che voglio, è il primo progetto che ci siamo trovati a dover riorganizzare, perché a febbraio dell'anno scorso stavano per partire delle attività operative. È un progetto che nasce, il tema della sostenibilità per noi è collegato ad una buona prassi del Comune di Piacenza, che è quella della gestione della mensa scolastica, che adesso la faccio brevissima, nasce in questo momento, poggia su un capitolato che è stato avviato nel 2011, quindi parecchi ormai anni fa, si concentrava una priorità sulle filiere locali e sul biologico. Negli ultimi anni abbiamo cercato di sviluppare una serie di progetti che portano questi temi fuori dal sistema della mensa scolastica, che sta un po' chiuso fra le sue mura, per sensibilizzare non solo le famiglie, che a volte non sono proprio sempre informate, ma anche i ragazzi, e quindi sviluppare un'attenzione specifica sul tema delle filiere locali, sul tema del cibo sano, sul tema in generale delle politiche del cibo.
Quindi, ad esempio, porto questi esempi flash. Il cibo che scelgo era un progetto appunto dedicato a questo tema che ha visto una realizzazione in parte attraverso alcuni seminari online con cui ci siamo rivolti un po' a tutta la cittadinanza per presentare alcune buone prassi locali di orticoltura sociale, di orticoltura di cooperative sociali che producono anche ad esempio all'interno del carcere o coinvolgendo persone con difficoltà. Di questo credo dopo ci sarà un intervento dell'Associazione Cosmonautica, una delle associazioni che collabora con noi. Al di là dei seminari online abbiamo sfruttato come dire la finestra dell'estate, dell'autunno per portare invece all'interno di orti condivisi un'attività operativa rivolta a un gruppo di giovani che ha sperimentato appunto l'orticoltura sociale in uno spazio molto bello che sono gli orti di Santa Maria di Campania. Abbiamo coinvolto anche i ragazzi del centro di aggregazione Spazio 4 che hanno partecipato ad un progetto di conoscenza delle filiere del cibo che viene venduto, consumato nelle loro famiglie, venduto nel loro quartiere. Abbiamo portato, siamo riusciti a portare sul territorio, negli spazi aperti, questo tema anche attraverso qui il gestore è la Fondazione Acra che ci ha accompagnato in modo particolare in alcuni progetti su questi argomenti. Figlio un pochino dell'esperienza di comunicare la città del progetto Il Cibo che Scelgo il percorso che si chiama Comunicare la città sostenibile è un'esperienza che invece è partita questa primavera e qua abbiamo fatto una proposta online a un gruppo di ragazzi di un percorso sul tema del videoattivismo ambientale, del giornalismo partecipativo, coinvolgendo risorse locali, una redazione di un giornale web e l'Associazione Nazionale Zalab. Si è formato un piccolo gruppo di giovani tra i 18 e i 29 anni che partecipa alla formazione online e grazie anche all'intervento di dei ragazzi che sono peer educator all'interno anche di un altro progetto, ha realizzato alcune riunioni non da questa settimana purtroppo, nelle settimane scorse, alcune riunioni in presenza. Il progetto prevede che i ragazzi vadano a raccontare su un blog le storie delle aree verdi cittadine. Quindi di nuovo andiamo a cercare di fare una valorizzazione di quella che è che sono le attività nelle aree verdi della città, a sensibilizzare altri giovani che saranno i destinatari del blog attraverso risorse e competenze di un gruppo di ragazzi. Cito altri due progetti che sono invece rivolti alla fascia dell'adolescenza, quindi 12-17 anni. Questo è un progetto che io trovo particolare, ci ha stupito noi stessi, perché il Comune ha fatto un bando nell'autunno scorso. Uno di questi quartieri ad alta complessità sociale in cui si concentra molta popolazione anche di origine straniera, il quartiere Roma, vicino alla stazione, dove da tanti anni si succedono interventi e a causa appunto della concentrazione di popolazione anziana in case di una volta e un numero molto, molto numeroso di famiglie straniere, ci sono sempre da anni problemi di convivenza e la sensazione di una scarsa vivibilità del quartiere che è più percepita che reale. In questa situazione
Comune, esiste una piccola associazione che si chiama la Scuola Azzurra. Voi vedete questa, la fotografia di un angolo di questo posto straordinario messo in piedi da un ex dirigente scolastico che da un po' di anni realizza un doposcuola a cui partecipano bambini del quartiere di origine straniera che non hanno la possibilità in sostanza di studiare a casa. Loro prestano, raccolgono libri in regalo che prestano alle famiglie e hanno anche un giornalino che stampano in autonomia. Attraverso un bando del comune la Scuola Azzurra è diventata capofila di una rete di una decina di associazioni che dallo scorso autunno affianca al doposcuola una serie di attività che sono state progettate insieme da associazioni dall'associazione, dalle scuole del quartiere, da associazioni culturali e che coinvolgono giovani stranieri nel ruolo di peer educator. Sono laboratori di tipo artistico distribuiti sugli spazi del quartiere. Riprenderanno adesso le attività in primavera. Questa è una magnifica veramente esperienza dove noi, il comune ci ha messo più che altro i vincoli del bando per indirizzare l'attività, cioè il vincolo di un capofila e anche un altro partner con sede nel quartiere, quindi con una conoscenza profonda del tessuto sociale della zona e la necessità di affiancare agli interventi rivolti ai bambini e agli adolescenti, interventi per le famiglie e in modo esplicito un'attività di educazione alla salute che riguardi anche l'utilizzo dei dispositivi di prevenzione del Covid. Questo era un vincolo del bando. Sulla scia di questo progetto abbiamo anche presentato, e siamo naturalmente ancora tutti quanti in sospeso, un progetto analogo ma su tutta la città, su bando Educare in Comune del Dipartimento della Famiglia. Abbiamo in questo caso lavorato proprio sullo sforzo di fare coprogettare soggetti delle agenzie educative, operatori culturali, una categoria che in questo momento, come tutti sapete, si trova in grandissima sofferenza, e noi abbiamo in città alcuni operatori culturali che hanno una grandissima attenzione da anni al lavoro con le scuole, quindi diciamo condivido l'entusiasmo delle colleghe che mi hanno preceduto sul tema della proposta artistica, che è preziosissima e che in questo momento stiamo cercando di tradurre e portare sul territorio. Anche in questo caso abbiamo chiesto ai partner che necessariamente coinvolgessero associazioni giovanili. Qua ho messo in modo un po' anche simbolico per noi il logo di Piacenza Network, che è una giovanissima associazione che gestisce una web radio che accompagna alcuni dei nostri progetti. Ho lasciato per ultimo quello che per noi è un po' il progetto simbolo di questo lavoro sul territorio. Il progetto Mappe è un progetto sostenuto dal bando Sinergie di ANCI, che nasce per coinvolgere giovani inattivi, giovani NEET, in attività, in un percorso di orientamento al lavoro sul tema dell'autoimprenditorialità e sul recupero, sulla mappatura in vista di un recupero di spazi urbani sottoutilizzati o a rischio di degrado. L'idea che ci sta dietro è che il tema del riorientamento non sia soltanto un orientamento a singoli percorsi lavorativi, ma sia un riappropriarsi degli spazi e quindi una capacità, una competenza specifica di usare gli spazi della città per crescere e per diventare cittadini attivi. In questo progetto siamo in partenariato con il Comune di Silvio Marina, lo dico perché il bando aveva questa bella per noi iniziativa di affiancare enti locali con problemi e proposte simili.
Anche in questo caso abbiamo costruito una rete con cooperative, associazioni giovanili, giovani professionisti e un gruppo di ragazzi, questo è il sito di Mappe, sta lavorando da qualche mese partecipando alle attività formative online e alternando questa attività online con incontri sempre in piccolissimo gruppo e in giro per la città, quindi sfruttando proprio la possibilità di vedersi all'aria aperta con le mascherine, con il giusto distanziamento, hanno fatto una perlustrazione veramente dei luoghi della città che potrebbero essere destinati ad ospitare imprese giovanili. In questo momento ci stiamo avviando ad una sperimentazione che ancora una volta, in modo forse chissà, un po' avventuroso, noi pensiamo ovviamente, anche noi pensiamo alla riapertura, quindi questo gruppo di ragazzi sta progettando degli eventi, piccoli eventi sperimentali da realizzare per coinvolgere altri giovani nei mesi della tarda primavera sui temi proprio della sostenibilità, della mobilità lenta in città e dei servizi per i giovani e le famiglie e del riuso. Io, se ho proprio un minuto e mezzo, vi chiedo se posso... Un pochino in ritardo, Lorena? Come? Siamo un pochino in ritardo sulla tabella degli interventi, ne mancano ancora numerosi. Per cui magari ti stopperei e poi magari se c'è qualche... Vi lascio il video, lo mandate, vi lascio il link al video allora. Perfetto, grazie. Va bene, grazie. Grazie Lorena per il tuo intervento e appunto lascio la parola a questo punto, visto che parlavamo di riprogettazione di spazi urbani e coinvolgimento dei giovani, a Giulio Merli, Associazione Cosmonauti. Prego Giulio. Intanto buonasera a tutti. Giulio, mi sentite? Sì, sì, vedo delle persone che fanno dei cenni. E, in realtà non sono qua da solo, ma sono con la vicepresidentessa della nostra associazione di promozione sociale che si chiama Cosmonauti e la vicepresidentessa si chiama Lucia Rossi. Sono qua. Ciao a tutti. Non so, secondo me, visto che i tempi sono abbastanza stretti, darei subito la parola a Lucia che vi racconterà un pochino chi siamo e un po' qual è la nostra storia, per poi magari andare un po' più a mettere il focus su quello che abbiamo avuto il piacere di mettere in piedi in questo, diciamo, anno di nuova vita, chiamiamola così. Vai Lucia. Va bene, allora non so se si vede la presentazione. Sì, bene, benissimo. Allora cercheremo di essere rapidi, appunto. Noi siamo un'associazione di promozione sociale, abbiamo voluto darci il taglio agricolo perché siamo nati, diciamo, in seno a un'azienda agricola, anche se la maggior parte dei fondatori sono operatrici e operatori del terzo settore. E infatti ci siamo sempre sentiti chiamati proprio a farci carico un po' di quelle che sono le missioni del terzo settore, le missioni sociali, di giustizia sociale, ma anche proprio di creazione di benessere. E quindi abbiamo cercato di partire da ciò che era benefico e faceva stare bene noi, e abbiamo trovato una cosa in comune nel contatto con la terra, nel lavoro a contatto con la terra, e quindi abbiamo iniziato a occuparci inizialmente proprio di orti condivisi, quindi del lavoro a contatto con la terra insieme, e abbiamo scoperto che era una cosa che metteva veramente insieme persone di qualsiasi tipo, etnia, di generazioni diverse. E abbiamo cercato anche di rendere questo lavoro aperto veramente a tutti e tutte, anche a persone in difficoltà, anche persone con disabilità di vario genere o svantaggiate, cercando di rendere questo lavoro, che è veramente inclusivo, ce ne siamo resi conto lavorandoci, aperto a tutti. E oltre appunto al benessere sociale, non poteva mancare anche il benessere ambientale, la cura e l'attenzione alla sostenibilità ambientale, e quindi mettiamo sempre una grande intenzionalità nel fare tutto in modo
ecologico, biologico, e usando l'agroecologia come proprio come direzione. E questo ci ha portato a attuare proprio delle rigenerazioni, delle generazioni di tantissime dinamiche in cui persone di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, etnia, si sono trovate insieme a lavorare e a vivere degli spazi e di aree che magari erano fino a poco prima abbandonate o lasciate un po' alla gestione casuale. Invece ci siamo trovati proprio a gestirle insieme. In questo cerchiamo sempre di promuovere stili di vita che siano sostenibili, pratiche quotidiane orientate alla sostenibilità ambientale e sociale, e cerchiamo di educarci a vivere in un certo modo e allo stesso tempo di educare tutte le persone che ci troviamo a coinvolgere nelle nostre attività proprio attraverso le esperienze concrete e la testimonianza, perché alla fine è quella che conta di più. E cerchiamo anche di favorire le occasioni di incontro, di confronto, di scambio anche un po' più strutturate. Abbiamo cercato di portare delle iniziative di confronto o delle iniziative educative anche all'esterno. Quindi sì, di far uscire l'educazione dalla scuola, ma anche di far uscire la scuola stessa dalla scuola. Infatti ci siamo trovati adesso a poter lavorare con le scuole all'aperto, utilizzando gli spazi che le scuole hanno, e allo stesso tempo a portare degli interventi educativi anche all'aria aperta, all'interno degli spazi che noi siamo riusciti ad abitare e a vivere. E questo grazie anche alla collaborazione, alla rete che siamo riusciti a fare sul territorio, perché siamo partiti davvero in pochi e con un'esperienza molto piccola, però grazie anche ad esempio al bando Giovani Protagonisti di cui parlava prima Lorena, siamo riusciti a fare cose che a volte ci siamo stupite anche noi di come si siano dimostrate più grandi poi di quello che pensavamo. E secondo me, Luci, la parte forse interessante riuscire anche a vedere in prospettiva le cose, nel senso che noi adesso nel 2021 ci troviamo ad avere la grande fortuna di poter muovere e muoverci all'interno di spazi che in qualche modo, insomma, sono arrivati ad essere degli spazi di libertà, ma perché abbiamo iniziato anni e anni, direi già cosa sono, 3-4 anni fa, nell'azione di rigenerazione e di recupero dello spazio. In particolare quando parlavi del frutteto, no? di coltivare tradizioni. Sì, ti lascio la parola, così parli proprio di questo spazio. Ok, cercherò anch'io di essere abbastanza celere. Allora, intanto noi siamo, dicevo già da prima, che siamo molto fortunati, nel senso che qui potete vedere il prima e il dopo di questo spazio, che si trova all'interno della città, e è proprio all'interno delle mura, quindi in centro storico. È un frutteto di circa 40 piante, con tutta una zona dedicata a orti, che però nell'ultimo periodo era un po' stata, diciamo, trascurata, lasciata andare. Noi siamo arrivati sull'area, puoi anche stare indietro su quelle foto di prima, Luce. Siamo arrivati in quell'area, dicevamo, 4 anni fa, quasi casualmente, e su quell'area abbiamo proposto il primo progetto Coltivare Tradizioni, che è stato finanziato sul bando Giovani Protagonisti del Comune. E l'idea era quella di iniziare a restituire l'area un pochino, un pezzo alla volta, alla cittadinanza, e restituirla al suo splendore e renderla fruibile e in qualche modo viva. Quindi oltre a restituirla in modo salubre alla cittadinanza, anche fare in modo che ci fossero degli eventi, dei laboratori, delle attività che portassero persone interessate ad attività creative, nel senso più ampio possibile, generative nel senso più ampio possibile, e
comunque fosse, riportasse un po' di luce in questo posto che era abbandonato. Dicevo, siamo stati molto fortunati perché iniziando anni fa, quando ci siamo trovati a marzo 2020, come immagino tutti, insomma noi la grande attività le svolgevamo comunque sempre all'interno di queste aziende agricole o comunque in situazioni che prevedevano il contatto con molte persone, molti intermediari. Invece, proprio per la natura della pandemia, abbiamo capito che bisognava puntare tutto su questo spazio, quindi il gioco è stato quello di sfruttarlo al massimo e in particolare noi abbiamo dei laboratori che sono quotidiani con persone con disturbi dello spettro autistico, quindi tra l'altro a basso funzionamento, quindi sono quelli che diciamo un po' più gravi, un po' più con delle difficoltà maggiori anche a livello cognitivo. L'idea è stata quella di spostare la maggior parte delle attività che facevano il centro comunque in luoghi chiusi all'aperto e quindi avere questo enorme parco giochi da risistemare, camionate e camionate di immondizia da portare in discarica, e fragole da trapiantare, e orti da costruire, insomma ha creato diciamo veramente uno spazio di agibilità e di abilità insomma per queste persone ma anche per noi. La cosa poi è stata anche un po' a catena generativa per gli altri, nel senso che nel momento in cui il posto è diventato bello e fruito, man mano si sono aggregate sempre più persone, anche comuni cittadini o altre persone che ruotavano attorno allo spazio del quartiere. Ci siamo resi conto quindi che veramente un po' il discorso del lavorare nel quotidiano, un po' il discorso di portare la cura dello spazio, quindi anche seguendo un po' le linee guida che sono quelle che ci contraddistinguono, che sono molto collegate alla pratica dell'ortoterapia, quindi il discorso della cura tramite il contatto col verde, ma anche la cura tramite proprio lo stare e il fare nel verde, non solo la fruizione passiva. Diciamo che per noi è stato un po' un momento importante, perché alla fine siamo riusciti davvero a spostare tantissime attività all'aperto e soprattutto offrire veramente delle opportunità in momenti in cui, ricordiamoci, ad esempio sul discorso dei centri diurni per persone con disabilità, per mesi sono stati chiusi. Invece in questo modo la possibilità di continuare a fare attività è stata garantita. La stessa cosa il discorso delle scuole, l'interesse che aumenta sempre di più verso la possibilità di avere delle aule didattiche all'aperto. E quindi noi come associazione, seppur piccoli, continuiamo, immagino, a spingere in questa direzione, nel senso che riappropriarsi di spazi che comunque in questo particolare caso stiamo parlando di uno spazio che è privato, nel senso che è di proprietà del monastero dei frati di Santa Maria di Campagna, ma dato in gestione al comune, quindi è un diciamo uno spazio borderline in qualche modo. Secondo me questa cosa sicuramente ci dà lo spaccato di un qualcosa che sia replicabile. Grazie Giulio, grazie Lucia per il vostro racconto, per le immagini meravigliose che avete condiviso e condivido anche ringraziamenti da parte di alcuni partecipanti e relatori che insomma ritrovano in quello che avete presentato tante delle cose che abbiamo detto finora, insomma la cura degli spazi, la riappropriazione degli spazi da parte dei cittadini e anche cura del sé, benessere del sé, degli altri e della comunità, e quindi grazie per la vostra esperienza davvero molto interessante, sicuramente anche replicabile in altre realtà, in altri contesti. A questo punto ringraziamo i ragazzi del liceo Gaetano Agnesi che hanno partecipato e atteso
fino a qui il loro intervento, abbiamo parlato di loro per gran parte del tempo e a questo punto, Michela, lascio forse a te la parola per introdurli e lascio a voi la parola per raccontare il vostro progetto. Grazie Valentina, buongiorno a tutti. Io sono Michela Di Celi, un'associazione milanese che si occupa all'estero di cooperazione allo sviluppo e in Italia opera nel campo dell'educazione. Quest'anno abbiamo organizzato dei percorsi educativi legati al progetto Di Area Non È Uno Sport, di cui siamo partner, che è finalizzato al contrasto e alla prevenzione dei discorsi d'odio, dell'hate speech. E, sì, possiamo già iniziare a condividere slide, grazie. E, in particolare con alcuni dei ragazzi del liceo Agnesi abbiamo sviluppato un percorso di alternanza scuola-lavoro realizzato interamente online, e però durante questo percorso abbiamo sperimentato la tecnologia come uno strumento di aggregazione, di confronto, ma anche come uno strumento per costruire qualcosa insieme e portare avanti delle azioni di cittadinanza attiva. Ma di questo vi parleranno, lascio la parola ai ragazzi e ve ne parleranno loro. Prego. Allora, io innanzitutto mi presento, sono Federico Rastalli e appunto sono una delle sentinelle di questo progetto che appunto Di Area Non È Uno Sport, e insieme a me oggi ci sono anche Martina Baldi, Iba Bayud e Giorgio, e niente, noi siamo diciamo quelli che oggi racconteranno un po' diciamo il percorso di questo progetto. Iba, cambia slide. Ok, allora innanzitutto quindi questo è stato un progetto per cercare di appunto evitare di manifestare andando contro il manifesto dell'odio online. Ci siamo principalmente diciamo basati sui vari social network, principalmente su Instagram, e abbiamo collaborato tutti insieme per cercare di appunto eliminare queste forme d'odio che avvengono appunto sui vari social, nelle varie pagine, eccetera. Abbiamo collaborato con molte scuole, questa è la nostra foto con tutti noi presenti, ad esempio, e niente. Le squadre anti-odio diciamo che sono siamo tutti ragazzi e ragazze di 7 territori italiani e siamo tutti formati, diciamo, abbiamo fatto una prima parte di formazione in cui ci venivano spiegate le modalità con cui andare a contrastare questi messaggi di odio appunto online. E in particolare noi appunto siamo la squadra della Lombardia e siamo stati divisi in due gruppi, diciamo la squadra A e la squadra B, e anche se eravamo divisi in due gruppi comunque ci siamo occupati in maniera diciamo molto anche amichevole, perché molti di noi non si conoscevano, abbiamo collaborato tutti insieme per cercare di contrastare appunto il fenomeno dell'odio. Iba, ok. Molto importanti sono ad esempio questi numeri che vi facciamo vedere. Abbiamo in totale in questi 2-3 mesi abbiamo monitorato 50 profili e abbiamo incontrato 60 abbiamo fatto le 60 risposte ai commenti d'odio, quindi abbiamo diciamo fatto veramente un buon lavoro secondo me e anche secondo gli altri da come è uscito durante i nostri incontri, e diciamo che comunque non è stato un percorso facile soprattutto per cercare di dare delle risposte a questi commenti, perché molto spesso l'hater, quindi quello che scriveva commenti di odio, era diciamo un personaggio che possiamo dire abbastanza ignorante, infatti molto spesso i commenti d'odio che andavamo a ritrovare erano molto spesso ricchi di errori grammaticali oppure insulti molto gravi, molto spesso anche noi non riuscivamo a dare un'ottima risposta a questi commenti perché ci sembrava veramente assurdo, però comunque qua come potete vedere ci sono delle risposte ad alcuni commenti che abbiamo trovato.
E inoltre molte volte ci hanno anche risposto alle risposte che noi davamo ai loro commenti, dove l'hater si riappacificava e mostrava anche di aver capito di aver sbagliato utilizzando dei termini abbastanza offensivi. Quindi molto spesso ci è anche capitato di ottenere un riscontro positivo dall'hater. Quello che diciamo abbiamo imparato nel nostro percorso, in questo viaggio, è sicuramente il fatto di sentirsi utili, perché comunque all'interno di questo progetto ci siamo sentiti veramente utili, ci siamo sentiti parte di un progetto attivo, ci sentivamo parte di qualcosa di bene, di un bene, e questo secondo me è stato un qualcosa di veramente importante. Poi molto importante anche era il confronto tra noi, che siamo tutti dei pari, diciamo, appunto perché essendo studenti siamo tutti pari, e molto importante è stato anche il confronto tra di noi per cercare appunto di cercare delle risposte adatte ai vari commenti. Sicuramente abbiamo imparato ad avere una maggiore consapevolezza sull'utilizzo dei vari social, e molto importante è stato anche lo sviluppo di un pensiero critico, perché credo che con questo percorso, parlo a nome di tutti, sia cresciuta, diciamo che siamo maturati dal punto di vista del pensiero critico. Ci siamo creati un pensiero sulle varie forme di odio che esistono e che devono essere assolutamente contrastate, e quindi credo che sia stata fondamentale diciamo questo progetto. E poi importante anche l'utilizzo di strumenti digitali, perché ad esempio noi abbiamo utilizzato Google Drive e molti di noi non sapevano cosa fosse, sì, però non sapevano come utilizzarlo, e quindi anche questo è stato molto importante, ma tale da essere anche più capace di utilizzare i vari strumenti. E infine, come ho detto prima, ci sono state delle nuove amicizie, perché noi essendo di due classi diverse non ci conoscevamo tutti, e quindi attraverso questo percorso abbiamo creato anche delle varie amicizie, e diciamo che è stato un ottimo riscontro da questo punto di vista. Grazie. Grazie a voi per l'intervento. Vorrei complimentarmi con tutti voi, perché è stato veramente bello sentirvi raccontare questo progetto, il vostro impegno, e vedervi qui, insomma, sentire la vostra voce, sentirlo dalla vostra voce, per noi è stato, penso per tutti noi, veramente interessante, e vi invitiamo, insomma, a non fermarvi qui, a invitare anche i vostri compagni, i vostri amici, a far sentire la propria voce, a proporre attività, cose che vi interessano, perché sicuramente gli adulti stanno in ascolto, noi siamo in ascolto, tutti noi sicuramente, e gli insegnanti, gli educatori, chi vi circonda, cercheranno soprattutto in questo periodo di ascoltarvi e cercare di offrire delle occasioni per permettervi di realizzare anche delle piccole cose che però possano cogliere il vostro interesse e stimolarvi ancora di più. Quindi grazie mille davvero per la partecipazione e per il vostro intervento. A questo punto, e ci sono anche nella chat complimenti, bravissimi anche per l'intervento, come vi siete e avete esposto, davvero se ci fossero i vostri insegnanti ne sarebbero orgogliosi, devo dire. A questo punto lascio la parola a Camilla Serlupi Crescenzi, WeWord Onlus, per l'ultimo intervento di questo ricchissimo pomeriggio. Sì, buonasera a tutte e a tutti, grazie mille innanzitutto per l'invito. Anche io ho delle slide, non so, volendo le posso condividere io, non so se perché l'ho mandate con... le condivido io? Procedi pure, sì, dovresti riuscire tranquillamente. Faccio anche io i miei complimenti ai ragazzi, e tra l'altro il mio intervento parte proprio da questo concetto, cioè proprio dal concetto di dire valorizziamo quello che voi potete, come dire, il vostro modo di contribuire alle azioni educative che noi facciamo, cioè la parola coprogettazione significa proprio questo, cioè disegniamoli insieme, valorizziamo il vostro attivismo e le vostre capacità, che basta veramente poco per poter liberare. Su questo, insomma, un po' l'esperienza che vado a raccontare anche io ha un po' queste conclusioni, ecco. Allora, chiedo se vedete le slide.
Penso di sì. Mi presento innanzitutto, sono Camilla Serlupi e lavoro in WeWorld, quindi in una ONG. Ho visto che sono state, insomma, le belle iniziative raccontate, è stato raccontato un po' la prospettiva della scuola, il mondo delle cooperative, anche altre ONG, anche io un po' racconto questo tipo di punto di vista. Sono referente del progetto MigraTed, che è un progetto di educazione alla cittadinanza globale finanziato dal programma Erasmus+. E le modalità in cui questo progetto, come dire, ha dovuto riconvertirsi in modo virtuoso rispetto all'anno, insomma, da ormai un anno a questa parte. In breve vi racconto un po' quello che MigraTed aveva come obiettivi fin dall'inizio. Innanzitutto MigraTed è un progetto che è partito nel 2018, durata di 3 anni, quindi sta praticamente finendo. E proprio quindi a metà della sua, insomma, delle sue attività si è trovato colpito dall'emergenza pandemica. È un progetto che si svolge non solo in Italia, ma anche in altri paesi, in altri 4 paesi europei, da 9 partner. E noi come WeWorld, insomma, siamo i capofila di questo progetto, quindi durante la pandemia ci siamo ritrovati a gestire l'emergenza e la gestione delle attività non solo in Italia, ma anche in altri paesi che avevano diverse emergenze, insomma, diverse leggi anche e riferimenti, per esempio riferimento alla chiusura delle scuole. MigraTed, come obiettivi li ho inseriti qui in questa slide, il principale è quello di diffondere buone pratiche educative su dialogo interculturale, migrazione, diritti umani e sviluppo sostenibile, ma la caratteristica, diciamo, che particolarizza questo progetto è il fatto della metodologia usata, la metodologia delle pratiche educative utilizzate in questo progetto è quella dell'utilizzo delle nuove tecnologie. Quindi nuove tecnologie multimediali e audiovisive che sono state promosse nell'ambito del progetto come strumento didattico inclusivo. In questo senso, come dire, è caduto abbastanza a pennello rispetto all'emergenza appunto della didattica a distanza. Come obiettivo di sensibilizzazione più ampio, MigraTed ha cercato di dar vita a un'azione di sensibilizzazione partecipata, soprattutto nell'online, rendendo i giovani protagonisti di questa azione di sensibilizzazione e comunicazione e coinvolgendo però anche gli altri attori della comunità educanti, come educatori, insegnanti, altri insomma, comuni, istituzioni e altri enti del terzo settore. Un po' rispetto all'approccio metodologico, vi racconto il progetto come era stato disegnato all'inizio per far capire un po' la differenza e i risvolti poi che ci sono stati a partire dall'anno scorso. L'approccio metodologico è quello appunto di mettere i giovani al centro, coinvolgerli attivamente in attività laboratoriali ed eventi di sensibilizzazione. Sono parole che sentiamo noi, insomma, progettisti soprattutto, sentiamo molto spesso, ma poi è difficile davvero dargli un concreto risvolto che, insomma, come le parole del ragazzo del progetto di prima, insomma, dimostrano. Non è sempre facile raggiungere questi obiettivi, insomma. Altro approccio metodologico appunto è quello delle CG, quindi metodologie educative non formali basate sull'inclusività, sulla peer education e sull'empowerment, e appunto, come accennavo prima, nelle attività educative e con insegnanti educatori e con i giovani si è previsto l'utilizzo di strumenti multimediali e audiovisivi. Appunto, sfida della pandemia, principalmente in queste 3 attività, ovvero i laboratori, l'elaborazione di strumenti di comunicazione ed eventi di sensibilizzazione. Cosa vuol dire? Che all'inizio dell'anno scorso noi eravamo proprio mentre avevamo appena iniziato attività educative con ragazzi, ragazzi sia di scuole che dell'extrascuola. Per quanto riguarda l'Italia, queste attività sono state svolte principalmente nel territorio di Bologna, ma appunto, come dicevo, sono state svolte anche in altri paesi. Per quanto riguarda i laboratori, volevo farvi vedere anche io in questo caso un video molto breve, dura 1 minuto, perché penso che un video possa, insomma, riassumere più in modo più d'impatto quello che è stato fatto. Quello che volevo dire prima di farvi vedere il video è che
appunto i laboratori di video partecipativo sono dei laboratori che prevedono la coproduzione da parte di un gruppo abbastanza ristretto di ragazzi di un prodotto audiovisivo sui temi appunto delle migrazioni, dialogo interculturale e sviluppo sostenibile e diritti umani. Attraverso appunto meccanismi partecipativi, quindi tutti insieme i ragazzi scelgono il tema, scrivono la scenografia, la sceneggiatura e poi fanno il vero e proprio video. Per le loro caratteristiche un video partecipativo quindi richiederebbe un'attività in presenza, richiederebbe un incontro, richiederebbe trovare qualcosa da inquadrare, insomma da girare. Invece noi ci siamo trovati a fare questi video partecipativi durante la didattica a distanza e sembrava davvero impossibile, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e ora volevo appunto farvi vedere questo video. Scusate un momento. Che in realtà si trova anche su YouTube. Parto. Cos'è la cittadinanza globale? Con ragazzi e ragazze di scuole e comunità educative bolognesi, il progetto Migrated ha realizzato alcuni video l'audio. Di diversità. Si sente? Non si sente l'audio? No. Sì. No, mi dicono dalla regia. Ah sì, io sento. Ok, perfetto, scusami, ti ho interrotto per nulla. No, niente, nessun problema. Allora, vabbè, riparto. Che cos'è la cittadinanza globale? Con ragazzi e ragazze di scuole e comunità educative bolognesi, il progetto Migrated ha realizzato alcuni video partecipativi, parlando di diversità e di identità, di diritti umani e di migrazioni. Il lockdown, alla fine di febbraio 2020, non ha interrotto le attività, ma ci ha costretto a lavorare in modo diverso. Abbiamo dovuto reinventare le nostre pratiche educative, utilizzando smartphone e PC, accogliendo la difficile sfida di stimolare, anche a distanza, la partecipazione attiva dei ragazzi. Vera e propria videochiamata. Siamo partiti dalla loro esperienza e dalla particolarità del momento che stavano vivendo. In una classe del liceo Sabin, le mura di casa sono diventate allora la scenografia per rappresentare gli stereotipi di genere. Dai, lascia stare papà, che è appena tornato da lavoro. È stanco e deve riposare. E proprio a partire dall'idea di casa, i ragazzi del liceo Mattei hanno avuto modo di riflettere sull'immaginazione degli spazi urbani, su un'idea di comunità e città accoglienti. Che quando le persone si aiutano a vicenda, le differenze svaniscono e nessuno più è straniero. Nella comunità educativa per minori Towanda, alcune ragazze hanno deciso invece di lavorare collettivamente sulle proprie passioni e sulle proprie aspettative rispetto al futuro. Insieme ai ragazzi dei gruppi socioeducativi XAPSA 2 abbiamo infine lavorato sull'idea di confine e sulla libertà di circolazione. Attraverso i video partecipativi, WeWorld, insieme ai partner del progetto Migrated, intende rendere i ragazzi protagonisti di una campagna di sensibilizzazione digitale per la promozione di una cultura dell'accoglienza e della condivisione in Italia, Grecia, Portogallo, Slovenia e Cipro. Ok, questo era il video che appunto ha riassunto un po' i video realizzati nel territorio di Bologna insieme ai partner di progetto che sono il Comune di Bologna e la cooperativa sociale XAPSA 2. E appunto parole chiave cioè come è stato possibile realizzare questi video partecipativi attraverso la coprogettazione, lo dicono i ragazzi che parlano durante il video, che sono i videomaker che hanno supportato le attività di SMK Video Factory, è stato possibile farlo a partire dai loro bisogni, dal momento particolare che si stava vivendo, proprio attraverso questo interesse, questa domanda del e questo interessamento rispetto appunto alla situazione è stato possibile costruire qualcosa che ha avuto poi un valore. Questi video partecipativi, qui si vede una sala del cinema perché i video partecipativi prodotti dal progetto alla fine sono stati 18, si trovano tutti all'interno della piattaforma di progetto di cui poi insomma agli interessati posso dare il link.
e sono stati poi messi tutti insieme all'interno di un web doc che è stato proiettato in una sala del cinema, anzi in diversi eventi paralleli previsti al progetto, e questo in particolare a Bologna nell'ambito del Terra di Tutti Film Festival, che è un festival di cinema sociale che organizziamo qui a Bologna. E in una mattinata dedicata a giovani e scuole abbiamo proiettato appunto questo web doc. In questo modo abbiamo completamente ricostruito un percorso laboratoriale che davvero sembrava impossibile. E la seconda, insomma, tipo di attività che abbiamo ricostruito e rimmaginato è stata questa elaborazione di strumenti di comunicazione partecipata. Che cosa vuol dire? Che proprio da progetto quello che insomma eravamo chiamati a fare era coinvolgere ragazzi e giovani nella elaborazione di alcuni strumenti di comunicazione. Durante l'emergenza della, insomma, durante quest'ultimo anno la comunicazione online ce n'è stata tantissima, e il ragionamento che noi abbiamo fatto nell'ideare e elaborare questi strumenti, questi prodotti, è stato proprio quello di dire che i giovani ragazzi erano i primi a coloro che conoscevano meglio questi strumenti. E alla fine abbiamo realizzato degli strumenti davvero validi nella sensibilizzazione, e come si diceva prima, peer-to-peer, tra pari. Per esempio, questo è un esempio di un quiz Instagram che abbiamo fatto lanciare dal profilo Instagram appunto di un liceo di Bologna, il liceo Laura Bassi, in collaborazione con i rappresentanti di istituto. Insieme a loro abbiamo definito le domande, anche in collaborazione con alcuni ragazzi universitari, e poi loro si sono occupati dell'intera promozione. Come vedete, le visualizzazioni e la partecipazione è stata abbastanza, insomma, alta da parte degli studenti. Oppure abbiamo realizzato dei fumetti che poi abbiamo promosso su vari canali social, e che sono nella loro ideazione, quindi nelle domande, nelle vignette, sono stati appunto elaborati dai ragazzi, così come anche un migra quiz, un quiz diffuso online sulla conoscenza del fenomeno migratorio. Questi strumenti durante il Covid è stato molto più quasi efficace diffonderli in forma online, valorizzando appunto il contributo da parte dei ragazzi. Infine, appunto, eventi di sensibilizzazione. È stato anche richiamato prima questo concetto di media attivismo, insomma, anche si collega anche al discorso di contrasto al discorso d'odio. Anche all'interno di questo progetto sono state fatte degli eventi di sensibilizzazione contro l'hate speech, e in particolare contro stereotipi e contro discorsi d'odio che si sviluppano soprattutto in rete. Un po' come oggi abbiamo organizzato degli eventi di sensibilizzazione sia pubblici che semipubblici, diciamo anche privati, in cui, oltre che a usare strumenti, come dire, innovativi per coinvolgere, quindi imponendo la videocamera accesa, utilizzando questo, per esempio, il Mentimeter, quello che si vede a sinistra della slide, strumenti di live quiz per garantire l'interazione da parte dei ragazzi e dei partecipanti agli eventi, oppure questo qui a destra è stato invece un evento che abbiamo fatto live, in cui a partecipare proprio come media attivista, e quindi come ragazza che ha fatto parte dell'evento stesso, a dialogare con dei fumettisti di famosi a livello nazionale, è stata proprio una ragazza che abbiamo coinvolto dal progetto. Riflessioni e lezioni apprese: condivido quanto detto fino adesso. Sicuramente con le attività, come dire, alternative o di svago in qualche modo che abbiamo offerto rispetto a quelle della didattica a distanza, soprattutto nel primo periodo delle chiusure, si è vista acuita la differenza dell'impatto anche sui ragazzi fra metodologie non formali e interattive e quelle invece appunto frontali, tipiche appunto soprattutto durante la didattica a distanza. Poi il secondo punto, forse scontato, però vale sempre la pena sottolinearlo, è il fatto dell'aumento della domanda di innovazione didattica da parte di insegnanti e dei ragazzi, da entrambi. Lo diceva anche all'inizio, nell'ambito della ricerca di Save the Children, la necessità di digitalizzare gli insegnanti e di migliorare le competenze digitali è necessario. È però necessario anche un cambio relativo alle metodologie, quindi metodologie che facciano protagonisti ragazzi e degli strumenti usati, quindi valorizzare l'uso di magari telefoni che comunque utilizzerebbero.
E il punto che più però mi preme è quello della coprogettazione, nel senso che abbiamo notato, abbiamo riflettuto con i partner del fatto che gli ambienti digitali e gli strumenti digitali, social media, sono i contesti prediletti in cui i ragazzi possono dare il loro maggior contributo e quindi sono appunto i contesti prediletti per attivare meccanismi di coprogettazione ora e per il futuro, a prescindere, diciamo, dal contesto dell'emergenza. E questo è un po' quello che volevo raccontarvi, poi per, insomma, se per ogni altra informazione sono qui. Queste grazie sono Camilla. Grazie. Grazie mille Camilla per averci raccontato la vostra esperienza, interessantissima. Siamo andati un po' oltre le tempistiche che ci eravamo dati, ma penso che talmente tante cose c'erano da raccontare e condividere che, insomma, ci scuserete un po' per il ritardo. Io mi permetto in ultimo, nel frattempo, se magari qualcuno ha un intervento, una domanda, nella chat ci sono stati diversi complimenti, ringraziamenti, quindi devo dire che tutte le esperienze presentate sono state trovate dai partecipanti molto interessanti. Vi condividiamo un ultimo video che racconta e raccoglie un'esperienza di Acra, in questo caso, un laboratorio fatto in presenza, uno di pochissimi giorni in presenza, con i ragazzi della terza BL del Liceo Giordano Bruno di Melzo, un percorso sul tema dei cambiamenti climatici e l'utilizzo della web radio come strumento di partecipazione. Salve a tutti, bentornati al secondo episodio di Radio Zona. Sono Alessi, qui con me ci sono Alex, Giulia e Manuela e oggi parleremo di qualcosa di insolito. Se vi siete mai chiesti se ci sia un collegamento tra ambiente e musica, ecco la risposta. Ad esempio, i concerti sono un grande fattore inquinante dal momento in cui si producono molti rifiuti e anche per quanto riguarda quello che definiamo inquinamento acustico e luminoso, ma non solo. Anche i mezzi di trasporto usati dagli stessi artisti e fans creano un grande impatto negativo. Sapete chi ha rinunciato alla tournée nell'attesa di una soluzione ecologica? È la celebre band dei Coldplay, che nonostante la fama ha preferito privilegiare l'ambiente. Un gesto importante, concretizzato anche dal loro appello al nostro pianeta nella canzone Everyday Life. Bentornati, sono Lucia e oggi sono qui con Omaima per parlare di alimentazione sostenibile. Mantenere un'alimentazione sostenibile è più facile nelle grandi città, ma soprattutto a Milano, data la presenza di uno dei più grandi mercati ortofrutticoli d'Europa. Ma che cos'è un'alimentazione sostenibile? Allora, non è solo una dieta nutriente e sana, ma anche un basso impatto ambientale, soprattutto locale. Quindi impegniamoci ad acquistare cibi bio e, per esempio, usufruire delle macellerie locali, anche per non incrementare l'attività degli allevamenti intensivi. Ma non sarebbe meglio evitare di mangiare carne? Le diete vegetariane e vegane sono sicuramente le migliori, però sappiamo che alcuni, come me, non ne possono proprio fare a meno. Lasciamo la parola alla rubrica sulla moda. Oggi parleremo di moda e in particolare della sua sostenibilità durante questo periodo di cambiamenti climatici. Infatti ci sono numerosi brand e stilisti che si stanno impegnando a ridurre gli sprechi e a creare delle linee più sostenibili verso l'ambiente. Ad esempio, Humana People to People Italia è un'organizzazione umanitaria nata per sostenere i progetti di sviluppo nel sud del mondo, azioni sociali, sensibilizzazione in Italia. Anche le grandi città hanno a cuore questo tema. La città di Milano, capitale della moda, dal 22 al 24 maggio ha organizzato il Fair and Ethical Fashion Show, primo salone internazionale della moda equa, etica e sostenibile. L'obiettivo è quello di diffondere lo slogan The Time is Now, annunciato durante il lockdown da designers e stilisti. Ora vi lasciamo con un brano di Lady Gaga, Donato Ibrida. La parola al mio collega Marco. Volevo aggiungere che oltre al documentario che ho fatto nel 2007, Leonardo DiCaprio ha sponsorizzato anche due film al Festival del Cinema Internazionale di Roma, Water Planet e Global Warming. Grazie per averci ascoltato. Raga, prima di tornare al posto, scusate per favore. Grazie.
Scusate, nel frattempo abbiamo un po' spezzato perché era un po' lungo il montaggio, tutti i contenuti, le musiche, insomma, sono tutti stati ideati e pensati dai ragazzi. Se siete curiosi di vedere i prossimi prodotti, i prossimi podcast creati non solo dai ragazzi del liceo, ma anche da diversi CAG del Comune di Milano insieme ad Acra, li trovate sul canale, sui social di Acra e su Share Radio. Io a questo punto ringrazio tutti voi per la partecipazione, l'interesse, tutti i relatori per tutto quello che hanno condiviso con noi, è stato veramente molto interessante.